Sorella. Il vecchio col microfono muto. Sì, l'audio, abbiamo capito, avete rotto il cazzo. Tanto cosa dovete sentire? Questo è il tuo? C'è un'altra... Questo è il mio? Sì, questo è il tuo. E cos'è questa palla? I ceci. È il cecio più grande dell'universo? No, mi sa, mentre non c'era qualcuno usato queste cuffie, c'hanno la morte dentro e neanche si infilano. Questo con il gamberato Luigi. Ma cioè, no, aspetta. Mamma mia. Solo tu puoi mangiare il poké. Aspetta, cioè, veramente lo schifo aspetta, umano. Aspetta, proprio. Posso capire che tu non ne vada male. Mamma mia. Ma non puoi dire che faccia schifo. È talmente neutra sta cosa. Cioè, appunto. Cioè, non ti mangi mai il riso, l'insalata di riso. Mi sembra di mangiare la roba. Sì, che sei anche un cultore dell'insalata di riso. L'insalata di riso o l'insalata di pasta. Per me l'insalata di riso è un'altra roba. È peggio del poké. Ma perché evidentemente non ti sa fare l'insalata di riso? Ma no, tu ti metterai... Con un riso eccezionale... Dei grandi, una bella giardiniera di qualità. Dai, ma cosa ci metti dentro l'uovo? L'avocado a palla. Che schifo. Guarda, mi fa venire il vomito solo a guardarlo. Sembra sperma invecchiato male. Quello tuo. Pensa che roba. Schifo, mamma mia. Ma guarda questa qua, cioè veramente il vomito. L'hai vista? Vuoi assaggiarla? No, ma proprio guarda, cioè mi fa cagare solo il pensiero. Devo mangiarmi questa roba io adesso. Mamma mia. Pranzo leggero, equilibrato. Vuoi le bacchette? Io preferisco cucchiaio. No, perché con questo riso così, no. Io ho visto una ragazza, non mi era mai capitato di vederla, che dice delle cose simpaticissime. Cioè, una di quelle, la sai, senti tutti quelle youtuber giapponese che vivo da 10 anni in Italia, sì, e sempre. Ti dico come funziona l'Italia. Però si rivolge agli italiani. Mamma mia. Hai presente il salmone quando... Marcio. Esatto, quando lo lasci almeno una settimana a macerare. Cioè non ha nessuna fibrosità, nessuna consistenza. Allora, il mio un po' che merdoso di gamberi con riso venere, mais, fagioli ed edamame, pomodori, salsa teriyaki, credo basta. Il mio è riso venere, ceci, avocado, com'è che si chiama quella cosa che ho preso? Wakame, gumakame. Goma qualcosa. Goma wakame. E la salsa teriyaki. No, ma sembra il mangiare di Matrix sulla nave. Cioè, così sei pronto quando l'intelligenza artificiale ci e sarai lì già pronto quando ti staccheranno il cavo. Mamma mia. È tutta un'altra cosa, Yak, adesso. Penso che sia uno dei peggiori poké che abbia mai mangiato. Io te lo dico di non mangiare i poké. No, perché qua ne prendevo da un'altra parte e arrivava quello buonissimo con un buon salmone, il sedano, l'avocado. Qua da Jacopo, questo dice lui, no, intenditore. Tuna. Ma da questo? Non lo so, questo. Guarda, il salmone ha la stessa consistenza. Il pocherino. Il pocherino, ho detto, mi faccio un pocherino. E comunque il salmone ha la stessa consistenza dell'avocado marcio. È incredibile, sembra di mangiare un omogeneizzato di pesce. Ma fa veramente vomitare. Secondo me sono più buoni gli omogeneizzati di pesce. Poi c'è la salsa teriyaki, se la possono mettere nel culo. Effettivamente ho fatto una minchiata. Te l'ho detto. Diventa anche tutto dolce. Fa schifo, proprio come mangiare la merda. Ma perché ti piace? Perché sei fan tu di questo? Non è meglio mangiare un po' un bel sushi a sto punto, se proprio vuoi, no, una cosa... è un bel pasto equilibrato, sovrapprezzato, perché cioè, se te lo fai a casa, permetti, ti fai bel riso freddo, ci metti il salmone buono, il sedano, l'avocado, lo condisci... Il salmone buono però come lo fai? Lo compri, Una fetta che te la devi tagliare bene, o ti prendi quello di merda affumicato, quello là, Lidl, norvegese finto? Prendo in realtà... Norvegia scritto con la J, no. Norvegia... Ha praticamente i filetti, probabilmente non lo mangio con il, ovviamente col crudo, il filetto... Sì, non lo mangio col crudo. Col salmone crudo. Cioè devi essere molto bravo. Prendo quello... affumicato? Sì, però con la polpa, cioè non il salmone affumicato, quello a fette che si mangia, c'è proprio il trancio di filetto affumicato, buonissimo. Te lo porto una volta, costa 3,40€, 3,70€. Quindi, quanto, mezzo chilo? No, è grande così. È una, tre etti? Una tavoletta, no, non ci arriva. È una tavoletta così. Infatti è sovrapprezzato. Oddio, 3 euro una tavoletta se so 2 etti non è sovrapprezzato, Ale. Onestamente. Beh, ha uno shelf life importante, fatto così. Hai cambiato l'immagine del Realme?
Sì. Ah. Perché è sempre meglio. Cioè, assolutamente. Bravo. Stranamente è bello. Tutte e due non credo. Sì. Anche quella là perché la priorità è sempre comunque all'artwork originale. Purtroppo adesso molti indipendenti non capiscono che è fondamentale avere una bella immagine ma con una faccia che sia chiunque, però metti una faccia per personalizzare. Invece questi qua come artwork principale hanno sto cazzo di dirigibile marrone senza elica o timone. Ti dicono tutti di salvare il destino del cortocircuito. Come? Ah, perché hai detto che lo chiudi? Guardate, per me sarebbe un grande momento. È quello che è incredibile. Cioè, che ci vogliono trovare una dietrologia o... ma date falliti senza il cortocircuito. Pensi a Jacopo dispiace. Vabbè, ma dilla la verità, quello che stiamo cercando. Poi Pierpaolo mi pagherà per dare moto per fare un format personale che è il Pianella Show. Monografico, verticale, sulle minchiate. Qualità. Lo vorrei chiamare Unfuckable. Perché sei inscopabile? Come in generale, perché si gioca un po' sui giochi che non puoi rovinare. Unfuckable, quindi prospettive per il futuro. Io che sono inscopabile. Cioè, comunque è bello. Unfuckable. Cioè, quella frase che ha... lo puoi declinare in mille... Come ti pare. Esatto. Molto bello. Molto bello. Per esempio, non vorrei spoilerare, ma lo chiamerei... Enrico Sneff dice che stamattina Serino ha detto che... A parte che stamattina Serino era tipo in una modalità tipo quando si è fatto il collegamento di Microsoft, ho beccato 20 minuti di pausa caffè in cui diceva solamente che tutti i giochi che fa Ubisoft, Electronic Arts, Activision fanno tutti cagare. Ah, ormai è... Ormai è tipo partito, è diventato Aligi 4.0 unito a... non lo so, fa tutto merda. Oggi era incredibile. Francesco non è la persona giusta a cui chiedere del cortocircuito, ragazzi. Per esempio avevo pensato a cortocircuito elettrico per nominare un'avventura che potremmo fare. Cioè? C'è un progetto che mi piacerebbe chiamare, se rimane limitato a noi tre, cortocircuito elettrico. Ma un progetto da fare durante l'estate? Ah, fighissimo! Cortocircuito elettrico. Molto bello. Molto bello. Beh... Quello, per esempio, ne parlavo stamattina con Moro, ho fatto una lunghissima conversazione con Moro, è veramente il modo migliore per chiudere il cortocircuito. Ho capito questa cosa. Sì. 100%. O mi esce dal culo in maniera drammatica. Secondo me ci puoi fare la spina dell'Heineken dal culo. Cioè, presente quella là, quella schiuma? Quella. Quando finisce. Finale, con la schiuma quando hai finita tutta. Fai quello, secondo me. Il barile, quello di Heineken... Dopo che l'hai fatto tutto e rimane quel finale. Con anche quei colpetti quando arriva la... Però dal culo, fa la stessa cosa secondo me. Quello che riesce a sporcare non solo lato, ma anche sopra tutto. Anche quello sopra lì. La ciambella. È esattamente quello. Se qualcuno di voi ha utilizzato il barile, quello dell'Heineken, che ne l'ha fatto finire, quello è quello che farà Alessio comunque dal culo. Ci sta anche quella cosa lì, se la facciamo come finale del cortocircuito lo possiamo anche rendere drammatico, cioè facciamo preparare una cosa, tanto andrà la tutto regia male. La regia la fa lui, no? Esatto, andrà tutto male, quindi metterà anche la musica drammatica alla fine. Noi che guardiamo l'orizzonte da qualche parte o l'orizzonte che guarda noi. Hai preso un drone? Due droni. Praticamente un camion che ci segue. Ah, ok, con la produzione. Sì. E la regia Jacopo. Con i piloti. Che guida e fa la regia. Insieme. Confermo, e ho i piloti sopra il camion che pilotano i droni in movimento, mentre loro stanno in movimento. Mi piace. Perché siccome c'ho anche una telecamera che riprende il camion, fa quello, dimmi. Come mai il cortocircuito il venerdì sta settimana? Allora, io avevo chiesto di spostarlo a giovedì perché pensavo che l'Annapurna fosse giovedì. E nessuno di voi se ne era accorto. Quello è stato incredibile. No, perché ci fidiamo. Sì, ma neanche io ho visto Annapurna giovedì nel calendario. Ho capito, ma non è che io controllo le cose che dici. Vabbè, avevo visto Annapurna giovedì, poi è giovedì 29. Poi Serino ha detto bene perché mercoledì non ci sono. Poi Pierpaolo si è inventato una minchiata che probabilmente devi andare... Io non posso, c'ho da fare una visita. Esatto, una cazzata che poteva tranquillamente rimandare, ma lui la priorità ai nostri contenuti non la dà mai. È sempre la salute la priorità, confermo. Mai, e quindi è slittato a venerdì, che faremo in continuità col Direct di Nintendo. Scusate. Non lo dovevo dire. Già ci stanno mille rumors, e poi evita di alimentarli.
Non lo volevo, non lo dovevo dire. No, ragazzi. Vabbè, fate finta che non ha detto niente. Fate finta. Sempre a titolo informativo, vorrei sempre dire che io ci sarei stato il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Alessio, o il martedì o il venerdì. Francesco, nessun giorno tranne il venerdì. Quindi sempre, sempre una visione un po' diversa. Vado dalla realtà. Sì, perché lui, perché c'è una differenza. Che se io e Serino diciamo il venerdì, è il venerdì. Ma cos'è il progetto estivo? Questo qua di cui parlavamo. Ah. Se noi diciamo il venerdì, perché siamo persone serie, è venerdì. Lui dice, sono disponibile tutta la settimana. Poi, quando tu arrivi a programmare, c'ho la visita, la bambina c'ha la cacca. Ieri c'ero, oggi ci sono, andare... domani c'ero. Sì, tra l'altro per me io mi organizzo per esserci il mercoledì. Invece te, Francesco, ci avevate l'orticaria il mercoledì. No, io volevo farlo con Annapurna. Appunto, tu, no, solo con Annapurna, che però poi abbiamo scoperto che fra una settimana. Il riso. Dai, guarda che schifo. Dai, che vomito. Però. Ma che cazzo, ma non riesci a tenere la bocca? Non riesci a tenere la roba nella bocca? No, se parlo, no. Se parlo, cioè... no. Perché non scrivete mai in calendario le vostre live? Perché non lo sappiamo neanche noi quando ci sono. Chiudete il cortocircuito perché Alessio sta rompendo tutti gli embarghi possibili? No, quello è molto bello. Cosa dice? Nella tua live di ieri sottolineavi il fatto che, perché dicevo, se il cortocircuito almeno portasse soldi, potrei giustificarlo con l'azienda, uno studio solo per il cortocircuito, la produzione. Però dicevo, gli abbonamenti non li facciamo perché col fatto che è multiplayer non è, nessuno fa i soldi, abbonamenti di donazione, non fa niente. Se devo andare a Roma mi devi pagare anche l'albergo. Cioè, Pier, nella tua live di ieri sottolineavi il fatto che su questo canale la gente spende pochi soldi, esatto. Mentre sul canale di influencer famosi la gente spende tanto. Non avete mai pensato di mettere dei target per le sub? Così la gente si rende conto che c'è bisogno di supportarvi in maniera più pesante. Metti a 7.000 euro a settimana e vuoi mantenere vivo il cortocircuito, punto. Se no muore, ma è molto semplice. Però il problema lo sai qual è? Che poi scopriremo. Esatto! Muore? Vabbè, però già l'hai programmata la morte. Lo sai che non è male, però. Vero. Cioè, è sempre l'ultima puntata così. Non è proprio una struttura contenutistica lungimirante, però... Alessio assomigli sempre più a Stephen Fry. Stephen Fry, scusami, è il presentatore inglese? Anche, non so se... No. Perché presentatore inglese? Perché fa anche, ha anche un... Stephen Fry... No, è l'attore, non è il presentatore. No, era anche... No, è questo. Fai Young. Young, sì, perché è tipo una serie TV, Young, no, Stephen Fry. No, giovane, Stephen Fry, Young. O Young, Stephen Fry. Che c'entra? Che no, non è lui. Come si chiama quello che ha... Il presentatore inglese che anche lui fa tipo un late show? Presentatore? Sì. Un attore? Pensavo che fosse lui, perché sono molto simili. Non lo sapremo mai, L'ha inventato... Lettera, penso, il nome cortocircuito. Il titolo è di Vince. Anche questo di Scafo. Visto che il corto fa numeri interessanti, uno sponsor no? Allora, fate numeri più grossi di altri influencer sponsorizzati? Io non so a chi ti riferisci, ma il cortocircuito fa un decimo di qualsiasi influencer grosso e più che mai sponsorizzato. Quindi o porti dei riferimenti. Qui. Ah, Ricky Gervais. Questo. Non l'ho visto manco chi ha fatto. Beh, cioè, tipo un millesimo secondo. Sembra quello di Tenenbaum, sembra. No, non direi chi sia. Non so chi sia questo, ma di certo non è lui giovane. No, però... Comunque vaffanculo, Stephen Fry fa cagare. Molto brutto, molto brutto. Quindi questa idea di Scafo che dite che fa i numeri dei grandi influencer italiani. Di Scafo ha detto, ma fate i numeri ma più grandi... Ma Scafo? È un lettore, che ne so, si chiama così, Ma non vi vergognate con quei nickname completamente senza senso? No, non dici James Corden, non credo. Non è James Corden. No, infatti. Ti posso passare in qualche modo la foto così la facciamo vedere? No, dimmi che hai cercato e lo cerco qua. Ma non so come si chiama. Qua si è cercato qua. Ricky Gervais roasting celebrities to their face. Non si scrive così Gervais con la G. Non mi trovo la G. Gervais. Roasting celebrities to their face. Roasting celebrities.
YouTube. Qual è? Non lo sai. Anche, no, sarebbe Celebrities to Their Face, che non hai voluto mettere, ma anche il per 10 minuti dovrebbe andare bene. Eccolo lì. Questo? Sì, al 2 minuti. Aspettate, vi faccio vedere se riesco, eh. Salta, cioè, non so, ah, sì. Questo dice Alessio, vero? Proprio lui? Non c'è, perché è 2 minuti, lui è all'inizio. Questo dice Alessio, se sapete chi è. Pensavo fosse Stephen Fry. Jeffrey Dean Morgan, chi è di Jeffrey Dean Morgan? Uno show host inglese, grazie al cazzo, Saul Goodman. Ti chiedo se faresti un porno con Maria Sofia, che non so chi sia, però sì. Fa la rima, per 5.000 euro. Ma che, chi è Maria Sofia? Non lo so. Ah, cioè a priori era sì, tuo. Ma il corto realisticamente costerà... Andiamo su Kick? Sì, si deve pagare Kick, però. Guardate, il corto realisticamente costerà... Jeffrey Dean Morgan è Negan su The Walking Dead. Ah. Questo è Jonathan Ross, bravi ragazzi, Jonathan Ross. Credo più o meno su 2000 puntata. È una del collegio. Più tutta l'attrezzatura tecnica, che chiaramente non è che la dobbiamo cambiare ogni puntata, però teoricamente per la messa in piedi... Ma non ho capito, questa Maria Sofia di 18 anni si è data al porno dopo il collegio? Una del collegio. Tu l'hai mai visto il collegio, tu che quelle robe lì... Un paio di puntate mi ha fatto proprio cagare. E tua moglie lo guarda? No. Mia moglie si è innamorata tantissimo di... Vuoi un pochino di... Vomito? Mamma mia. Fa vomitare anche solo a guardarlo. Chi è questa qua? Maria Sofia del collegio risponde alle critiche dopo l'ammissione alla Siffredi. Cos'è alla l'ammissione? Academy. Ah, è andata alla Siffredi Academy? Ma mi fa vomitare, ragazzi. Ragazzi. Vabbè che è ancora tutto in divenire lì, eh. Ah, cioè dici... Cioè, ha ancora margini di cambiamento. Cioè, ma lei, è vista? No, con quella base lì... Ma a te sembra che ha 12 quella, anni più di 18. Probabilmente le foto sono vecchie. Ma se no, tu parti... Adesso. Se questa tu, adesso, se tu parti da Gazzetta... Sì, ma questa adesso. Sì, ma se tu parti da qui... E ci metti... Ah, 10 anni di ritocchi, no, ma non c'è bisogno di ritocchi. Parrucchiere cioè, corretto, esatto, trucco parrucchiere corretto. Cosmesi, parrucchiere cosmesi diventa una strafiga. Fa vomitare però, proprio non rientra assolutamente nei miei gusti. Zero. Proprio 007, non ve l'ho fatta vedere perché avevo il terrore, scusate, ma semplicemente avevo il terrore che venisse fuori. Comunque sì, non sì, avrei 2000 euro includono anche i piani sani, sì, più o meno 2000 euro a puntata. Non avrei problemi a fare porno con lei. Tua figlia è veramente molto piccola. È maggiorenne. No, mi piace. Se lo vuole fare lei, Ah, i capelli tenuti male sono parte del look da pseudo femminista. Fisicamente sta bene, ma addirittura perché l'avete vista tutti nuda addirittura. Che cosa sta indicando? Provolino. Recentemente ho rivisto la prima storica puntata del Salottino nell'ormai lontano 2018. Incredibile come per contenuti, qualità, format, grafiche, soluzioni tecniche fosse in anticipo sui tempi. Vera avanguardia. Guarda, per me non è sarcastico. Io di quello... Cioè... Soluzioni tecniche, ma ti ricordi che avevamo fatto le prime puntate? Beh, a parte la prima puntata, cioè... abbiamo fatto dell'avanguardia però tecnica. Ma cosa intendi con l'avanguardia? Siamo fatto stati i primi? I primi a fare la regia da remoto. Sì, però con dei risultati. Ma anche il progetto estivo. Saremo i primi nel mondo, eh? Cioè, è quello che abbiamo intenzione di fare. Se entra il progetto estivo, il fail più grande. Assolutamente, cioè, migliore il canto del cigno. Il canto del cigno anche. Il canto del ghigno. Che stai dicendo? Il canto del cigno di. Cioè, finirà proprio in vacca totale. Vacca totale, ma quest'estate sarà. Vi regaleremo una roba, ragazzi. Che di sicuro vi ricorderete per sempre. Che non è cioè, per ora è confermato, ma potrebbe saltare in qualsiasi momento. Se la faremo, una cosa incredibile. Allora. È un personaggio che di base fa attimismo, dice Cristina. Di recente ha iniziato con contenuti hard usandoli anche per dare messaggi e crescere il personaggio. Cioè, tipo che messaggi dà con il porno? Non lo so, però brava so chiedendo, che... Cristina. Però lei è la prima sessualità. A sdoganare la sessualità, sì. Però fa sempre bene. Cioè, comunque viviamo in un mondo di bigotti. Guarda, tagliando con... non mi viene. Questo è molto interessante, ragazzi. È addirittura molto interessante. Sì. Va avanti il dibattito, allora... Non contano solo i ricavi di ogni singola rubrica, conta quanto ogni rubrica contribuisca alla creazione e diffusione dell'immagine. Se fosse così si spenderebbe molto meno in marketing, là dove non sono... Ma fa zero a livello di immagine. Fa zero a livello di immagine il corto...
il cortocircuito, ragazzi, non so più come dirvelo. Cioè, se voi siete convinti che il cortocircuito sia, non lo so, un creatore di immagine per multiplayer, per Net Addiction, una spesa marketing di un valore inestimabile, ragazzi. Cioè, nel senso, sono sempre molto contento e in qualche modo mi inorgoglisce anche, però la realtà è completamente un'altra. Ah, proprio. Allora, adesso ve lo dico in modo molto papale. Papale, purtroppo non c'è Alessio, potrebbe solo confermare o ribaltare la situazione. Allora, il padre, cosa penso della deriva pornografica di mia figlia? Non posso commentare in pubblico ciò che penso. Dopo 5 minuti ammette di aver usufruito di escort di Alto Borgo. Allora, provo a spiegarvelo. Uno spende in marketing, solitamente il marketing funziona in due modalità. O per conservare e rendere più, andando a ridurlo proprio al minimi termini, confermare e rendere più fidelizzato o fidelizzata la audience proprietaria, cioè la audience, il pubblico a cui si rivolge il contenuto, a cui si rivolge l'azienda e così via. Quindi aumento di fidelizzazione del pubblico, del target già colpito, o per estendere il target del prodotto, dell'azienda, eccetera, eccetera. Solitamente, soprattutto in Italia, la maggior parte del marketing, purtroppo, sempre storicamente, è stato investito su estensione del pubblico, solitamente. Ora, il cortocircuito, diciamocelo chiaramente, nasceva, non ve l'ho mai nascosto e continuerò a ribadirlo, il cortocircuito nasce e nasceva da sempre come un allargatore di pubblico, cioè non doveva parlare di videogiochi. Non è un caso che il cortocircuito cerchi di parlare di videogiochi il meno possibile. Doveva essere una trasmissione che potesse allargare il pubblico toccato, stimolare altro pubblico a venire a vedere il cortocircuito, proprio perché non si parlava in modo estensivo di videogiochi, dove ci sono già altre 700 rubriche che parlano in modo estensivo di videogiochi, oltre al sito stesso, ma parlare anche di altro, in modo da attirare pubblico nuovo, diverso. In questo modo il pubblico nuovo e diverso magari iniziava a girare canale di comunicazione, su Twitch, vedere il sito, su YouTube, e quindi a crescere la community, o comunque a crescere i numeri, o comunque a crescere il target. Chiaramente, da questo punto di vista, è stato un fallimento enorme, perché appunto fa 4 numeri in croce, non è diventato il Cerbero Podcast o Space Valley o non so che altro, è rimasta una roba di super nicchia. Non parla di videogiochi, quindi non è che aggiunge qualche cosa di importante al dibattito quotidiano intrattenuto da multiplayer, quindi è un fail su tutti gli effetti, nel senso, non è una roba che dici no, però aspettate, va tenuto in piedi perché è il solo corpo. Grazie al cortocircuito che portiamo dentro gente che altrimenti sarebbe disinteressata. Un piccolo credito va dato che nel panorama del dibattito su videogiochi non c'è, o c'è veramente poco di equiparabile, non c'è esagerato, no vabbè, non c'è. Dici, sì, così con quella cadenza. Sì, esatto, con quel ritmo magari non c'è. E effettivamente ha comunque intercettato un pubblico affezionato a quel format. Ha creato un modo diverso di parlare di quella roba lì. E mio fratello mi ha detto che è andato a comprare, probabilmente è andato a comprare Diablo. Sì, probabilmente. Perché l'aneddoto non fa specifico riferimento a Diablo, però è andato in un negozio di videogiochi dove vendevano videogiochi, non ho idea. Sì. Non te ne andare, Andrei. E probabilmente, non lo so, ha pagato con la carta o roba del genere. Quando ha visto Pianesani, fa: ma conosci Pianesani? Ma che cazzo, quello è del cortocircuito? Sono suo fratello. Ma detto, dove? A Vignola. Ma tipo cos'era? Non lo so dove è andato. Media World. Non ho idea, non ho idea di niente. Me l'ha detto mia madre. Addirittura quella ha guardato la carta di credito. Non lo so, però non lo so, è l'unico cosa. Perché non è che dici sono Pianesani, né c'è una somiglianza tale per cui conosci Pianesani del cortocircuito. Ipotizzo, questa è proprio mia invenzione, ed è impazzito. Mi ha detto. Fa molto ridere questa cosa. Ti lascio un minuto solo e arrivo. Sì. È arrivato il capo a chiudere direttamente, sta staccando le spine Pucci perché ha detto che abbiamo rotto il cazzo. Piane, ma chi non ti conosce? Sei il nostro guru della vita, ma siete veramente, veramente pochi, ragazzi. C'è della polemica con Ragnetta,
Sono serio, nel 2020 con l'esplosione di Twitch molta gente ha fatto il botto proponendo roba molto molto più scarsa del salottino. Magari sono solo io il disagiato che ricorda ancora perfettamente momenti come il bambino che nuotava nella piscina di Alessio e la bestemmia di Pierpa dalla spiaggia. Ragazzi, io quando c'era soprattutto Mojoli, perché più o meno abbiamo finito col salottino in quella formula quando c'era Mojoli, ma abbiamo fatto delle puntate indimenticabili. Cioè, io vi consiglio di recuperarle se volete, ma comunque peccato che parlassimo di attualità, quindi gli argomenti ovviamente invecchiano, ma il modo di trattarli io lo trovavo fantastico ed era una mia idea. Io avevo imposto che non si parlasse di videogiochi ma facessimo solo minchiate. Poi c'è, cioè, tutte le volte che cucinavamo, la gara delle pizze surgelate, Pierpaolo che cucina, cioè comunque sono successe delle robe clamorose. La puntata del nascondino, non so se vi ricordate il nascondino con i cellulari dentro l'ufficio, cioè incredibile, incredibile, grandi momenti. Tra parentesi, vado con Mojoli, ho prenotato il volo, non so se parto poi, però ho buttato via sti 200 euro per prendere il volo per andare in Israele a luglio, un paio di settimane che mi ha invitato Mojoli, andava lì e ho detto, mi ha chiesto se volevo andare. Avete pagato al bar di Parigi? Ah, quando siamo, esatto, c'è la puntata in cui siamo scappati da quando non abbiamo pagato il conto e siamo scappati dal bar di Parigi, cioè, ma di che cosa parliamo? Il test del Covid di Umberto, siamo stati i primi in Italia a portare un test antigenico, cioè, ma comunque eravamo avanti, però non ci cagava nessuno. Io con la ricetta di Pier per fare la pizza in casa ci ho rimediato diverse scopate, peccato che non sia qua. La serie Resident Evil 4 è andata definitivamente in archivio, considerando che ti rivedremo ad ottobre, non si sa in quale forma, speriamo una forma più snella. E no, non ne ho la più pallida idea, bisogna capire per Paolo cosa fa, se e quando si trasferisce ad Anzio, se torna. Quella puntata è nascosta, quella della fuga da Parigi è nascosta, mi dispiace, perché quello è un grande momento anche quello lì. Aspetta, cioè il cortocircuito è finito, ma dopo Natale non è mai riniziato. Ale, Israele, fantastico, deve essere fresco in questo periodo. Non ti guarderò più allo stesso modo in tal caso, hai ragione tu. Ah no, sta parlando Ragnetta, però non con noi. Quello è stato un successo, sì, ma abbiamo fatto veramente... E poi siamo stati i primi a portare... Perché era cominciato il just chatting, però il just chatting era veramente una chiacchiera inutile, mentre siamo stati i primi, ancora prima del Cerber o robe del genere, a parlare di attualità in senso lato, di politica, di minchiate. Cosa farete al posto del corto? Quindi il cortocircuito è morto. Ale, tornerà mai online la puntata dove ti sei rasato con i dovuti tagli? Non ha senso tagliarla con i dovuti, cioè ripubblicarla con i dovuti tagli. È arrivato Ciro Kebab, che oggi è particolarmente in forma. Cioè, come odore? Oggi c'è. Però devo dire che è l'acido ascellatico, sì, misto a... Evidentemente ci hai applicato sopra qualcosa. Cioè, perché no, l'odore... No, è tutto nature. Non lo so, magari è un sapone o qualcosa. Perché... Ah, no, sai cos'è il detersivo della maglietta? La maglietta era pulita? Sì. Probabilmente è il sudore acre che passa attraverso il dash e arriva questo misto allucinante. Dai, vabbè, dai... Beh, però è la verità, cioè, non bisogna nascondersi dietro un dito. Non è che se tu menti al pubblico, allora è devastante. Se faccio quella cosa lì, svengo. O vomito o svengo. Cioè, i casi sono due. Poi dopo aver mangiato quella merda, sbocco qui. Sono cresciuti i capelli. È vero che Pierpaolo ha detto che il corto è un fallimento? Il corto è un fallimento. Cioè, è un fallimento nelle ambizioni. Cioè, è ovvio che è il programma più di successo... Si dice, beato Polifemo nella terra dei ciechi. È sulla programmazione di multiplayer che fa cagare per tutto lo spettro. È la piccola eccellenza. Però stiamo parlando del prodotto che va meglio di una mediocrità devastante. Però comunque un peccato resta. Peccato, tante cose sono un peccato. Però, scusa, cioè, allora... L'impedimento è fisico e basta, tuo barra ovvio. Redazione. No, nuova, ma per esempio, guarda, esiste l'eventualità, come perché parlavamo prima. Si torna al corto Covid Edition, per dirti. Sì, però da remoto funziona sempre un peletto meno se non c'è l'interazione fisica. Però comunque, c'è meno possibilità di interagire. Però non è cancellato almeno. Sì, ma è probabile che quella formula, se diventa standard, salti il cortocircuito, appunto. Poi è ovvio che parole mie comparsate. No, diventa una formula che invece di farlo però tutte è già, le settimane... La decisione è no, la decisione è no. Però esiste la possibilità che Pierpaolo mi paghi la trasferta per andare a Roma a girare il cortocircuito. Questa è un'eventualità. Questo vuol dire che mi deve pagare, non mi deve dare un gettone, ma mi deve pagare un rimborso spese,
l'albergo per dormire, solo che già mi ha chiesto, ah, ma se ti pago l'albergo per dormire, allora il giorno dopo te ne vai al pomeriggio, alla sera, e mi fai anche la mezza giornata dopo, che facciamo qualche altro contenuto. E allora diventa il lavoro, e io i lavori non li faccio. Io in realtà andavo a Roma in vacanza, che vado lì, faccio il corto, mi paga l'aperitivo, mi paga la cena, mi paga l'albergo, due mignotte, due festini, okay. E poi torno a casa la mattina. Okay. Invece che se deve diventare un lavoro, sai che... Devo aumentare il cachè. Infinitamente, cioè un budget che non c'è per un format che non produce reddito. E quindi in pratica implicitamente lo stiamo chiedendo a voi, utenti del cortocircuito, pagate le serate con le donnine. Esatto, se magari apriamo un Patreon per pagarmi l'albergo. Probabilmente il cortocircuito sopravvive. Apriamo un Patreon per l'albergo. Questo è il succo. Un Kickstarter per l'albergo del piano. Jacopo, una soluzione è passarsi con l'ausilio di dischetti di cotone dell'alcol sotto le ascelle. L'ho imparato perché lo fanno alle sfilate di moda ai modelli. Io ho il problema che la mia sudorazione in questo periodo è veramente eccessiva. Però anch'io io sudo tantissimo. Però c'è la questione che tu devi avere una questione di igiene, che la mattina non ti lavi le ascelle e non ci metti un deodorante. Fatta la doccia ieri. Ti sei messo un deodorante, un antiodorante. Cioè, comunque prova dei prodotti. Devo provare prodotti più efficaci. Poi ormai sei sposato, di andare a figa non te ne frega un cazzo. E ovviamente me lo vieni a portare qua perché tanto non te devo scopare. Però... se fossi sul mercato sarebbe un casino. È giusto. Ed ecco spiegati 2000 euro a puntata. Non bisogna farlo sempre un paio di volte a settimana magari. 2000 euro a puntata, adesso che Alessio sta qui dietro, viene, fa il credino e poi se ne rivà. Ma però scusa, una cosa. Hai un problema di iperidrosi? Sì, suda tanto. Ma sudo anche io, sudo molto di più di Jacopo, molto di più. Dipende, c'è chi è fortunato che suda una goccia e puzza tantissimo, c'è chi suda tantissimo, non suda nulla, però puzza nulla. Però diciamo che io sto a metà, diciamo, sì, però diciamo che io non percepisco da te la percezione del problema e il tentativo di risolverlo. Cioè semplicemente mi dai l'impressione te ne sbatti il cazzo. Cioè questa è per me l'impressione. Però Jack, è una questione di non lo fai per te stesso, lo fai per la gente che ti sta attorno. Alessio, se le mignotte fossero transessuali sarebbe un problema? No. Il fatto che io di solito a parte che casa. Io non vado a prostitute, ragazzi, a parte le battute, io è vero? Non mi piace la mercificazione del sesso, sperimentato da giovane ovviamente, ma siccome cerco l'amore e non il sesso, visto che non sono sessuomane, non sono nemmeno pratico, mi fa anche un po' schifo. Cerchi l'amore e non il sesso, esatto. Questa è la frase dei baci per ugine. Sì, però è una verità, non è che nelle banalità non ci sia verità. Okay. No, va bene. Siccome non mi danno amore, ma mi darebbero solo sesso, sinceramente è una transazione a cui non mi interessa. Quindi anche tu, questo è un problema che riconosci, ma non stai cercando di risolverlo come me. Io cerco sempre l'amore e purtroppo mi capita soltanto di fare sesso. Ma perché io sono arrivato tardi? Chiudete la sede a Terni oppure semplicemente Pierpa d'estate va anzi e non c'ha cazzo di venire? No, la sede a Terni resta, cambia semplicemente. Ci stiamo per trasferire, penso si dice agosto-settembre. Sì, speriamo più. Tanto a me non compete perché tanto in ufficio non ci vengo più neanche pagato. Soltanto l'area, questa enorme area video barra live. Non ci sarà più, avrà un angolo. Avrà un angoletto merdo. Pierpaolo sta cercando a Roma, quindi questo lo tanto se avete dei posti a Roma dove lui può fare gli studi, Pierpaolo sta cercando. Però tanto ripeto, mamma mia, tanto... sta roba qua anche l'odore fa schifo qua. Batte la tua ascella, incredibile. Sì. Il problema è che tanto se anche Pierpaolo trovasse il posto a Roma, il cortocircuito comunque è già caput. Ma trova il posto a Roma? Se trova il posto a Roma, il cortocircuito è caput. Sempre se questa cosa viene. No, se mi paga l'albergo, io ci vado. Cioè, comunque. Tu devi fermare per forza? Sì. Cioè, se vai a Roma, devi fermare? Sì, io non faccio avanti e indietro come fanno loro. Cioè, io ho smesso di fare le cose per multiplayer, cioè deve essere interessante per me, quindi passo una serata piacevole, comunque conosco Roma, magari mi ambiento pian pianino, penso a un trasferimento, può essere un momento di svolta nella mia quieta esistenza. Conosci qualcuna? Pierpaolo. Ma poi Simone Lelli, siamo in live. Se ci senti, hai rotto il cazzo. Non chiamare Pierpaolo. Ma poi metti sta suoneria. Sembra quella lì degli anni, fine anni 90, Crazy Frog. Presente? Piane, ma sei intelligente, bello e pure ricco. Come spieghi il fatto che non hai ancora trovato l'anima gemella? Aspettative troppo alte? No, però frequento poche persone, quindi molto bella, difficile. Bella domanda questa. Ma perché non cercare entrambi? Sembra che una cosa escluda l'altra. Cerca amore e nel frattempo divertiti pure. Sì, ma non mi diverto più di tanto a fare sesso. Ho detto, mi fa un po' schifo. Se non c'è Pierpa e Piane, smetto di seguire sta merda. Ottimo, vedi? Questo dovresti dirlo a Pierpaolo per far capire il valore del cortocircuito. Sono l'unico che nota come Jacopo abbia le stesse movenze di Pierpaolo là assimilato. No, può essere. È vero, dai.
Ale, dici sempre di cercare l'amore, ma allo stesso tempo dici che appena una persona si avvicina molto tendi ad allontanarti, quindi che cazzo vuoi? Domanda seria. È seria, ma la questione è che si deve avvicinare molto una persona con cui ho, oltre alla chimica, anche una corrispondenza di amorosi sensi. Se si avvicina una persona con cui me voglio fare solo una scopata, per me diventa immediatamente soffocante. Ma questo lo decidi tu o lo decide lei? No, lo decide l'ambiente. Nessuno, no, lo decide l'emergenza dei sentimenti. Okay. Cioè, emergono i sentimenti. Se non emergono però i sentimenti, per me immediatamente o parti per una storiella, per una sera, no, non parto mai con una pregiudiziale. Però tendenzialmente, se ci troviamo una sera e finisce a letto, comunque è ovvio che è molto difficile costruire una relazione, ma tutto è possibile. Magari ti svegli il giorno dopo, fai una bella colazione e scopri che siete fatti l'una per l'altra. Non ne ho idea, non mi precludo nessuna strada. Check Mega City Police on Next Fest, che non so che cazzo vuol dire. È venuto a fare Check Mega City Police on Next Fest. Jacopo, se la stordisci decidi tutto tu. Insomma, è la fine di un'era. Già una botta forte l'ho avuta quando avete messo lo sfondo viola al posto della finestra in controluce con Jacopo dietro. Perché in pratica adesso noi siamo girati, cioè prima cioè, la lì, live, è lì la finestra. Qua c'era il televisore, esatto. Tavolino e dietro c'era la finestra. Oddio, a Pierpaolo gli quella si era gran tanta roba. Quella tanta roba. Io che mi alzo al volo appena Pierpaolo cade la prima volta da qui col primo Dead Space che si vede io che mi alzo. Alessio, realisticamente prenderesti in considerazione l'idea di trasferirti nel caos di Roma dalla tranquillità ternana? Sì, perché tanto cambiare vita non avendo nessun tipo di legame è sempre possibile, ma ovviamente ci deve essere un incentivo economico e una ragione che va al di là della solo incasinarmi la vita. A Roma? Ti trasferisci a Roma? Beh, non lo metto in dubbio, è quello che ho risposto. Cioè, sì, nel senso che non ho nessuna pregiudiziale, ma non basta dire vado a Roma per fare il cortocircuito, deve essere qualcosa di più articolato. Magari, non lo so, la vita. Magari trovo una ragazza che vuole stare a Roma, che cavolo, ne so, per qualche ragione. Ragazzi di Roma che seguite il cortocircuito, avvicinatevi ad Alessio e iniziate una storia seria. Esatto, mi trasferisco. In questo modo si potrà trasferire a Roma. Pierpaolo non sborserà i miliardi per pagargli. Oh, non ti preoccupare, cene. Che l'azienda mi deve pagare ancora di più se vuole e che vada a Roma. Così salveremo il cortocircuito tutti insieme. Alessio, se sei ricco, perché hai bisogno di un incentivo economico? Perché devo spendere i miei soldi per lavorare? Cioè, io che senso ha? No, devi spendere i soldi per investire in borsa. È come quella roba del computer. Però, che ogni tanto Jacopo mi fa, ma perché non te lo compri da solo se non ti vogliono comprare il tuo computer da 4.000 euro? È lo strumento che utilizzo per lavorare, me lo paga l'azienda. Non è che non ho 4.000 euro da spendere in un computer, cioè faccio così e sono 4.000 euro, ma non me ne frega niente, è per una questione di principio. Mic drop, però, eh? Il corto è l'unica ragione di seguire Multi, con la vostra capacità di passare dai membri della Commissione Europea a discussioni su cazzate. Se devo andare sul sito a leggere Tagliaferri, che un giorno è esperto di acquisizioni, l'altro revisore di bilancio, faccio anche a meno. Ci sta, è legittimo. Però Tagliaferri è veramente un tutologo competente in tutologia, non lo sottovalutate. O magari vieni a Roma e poi trovi una ragazza, no, perché questo richiede un investimento preventivo per andare a abbassare prepotentemente la qualità della vita, perché vivere a Roma, cioè ci sono stato semplicemente a White Rabbit per una settimana, Roma è una merda, è un posto invivibile. Confermo, Pierpaolo che è tanto... È invivibile. Terni che schifo, Terni esatto. Fa schifo. Cioè, poi cosa lo faccio? Per bere due aperitivi in più, quindi ingrassare anche di più? No, non ha nessun senso. Vabbè, non ti interessa il caos, ti fa schifo il stesso, sei abituato al nulla caos, trasferisciti in Molise. Già ci sto, abito a Schifanoia, Gamago. Cioè, molto più nulla del Molise. È il Molise 2.0. È New York in confronto a Schifanoia, il Molise. È il Molise 2.0. Quindi Alessio, non compreresti mai un computer per giocare? No, lo potrei comprare, ma dovrei voler giocare. E nel caso volessi giocare, penso che la priorità la darei a Switch. Però c'è una domanda. Tu, il computer che usi per lavorare, ci fai anche altro? Tutto, è la mia vita, il computer. Io il 90% del tempo della veglia lo passo con davanti allo schermo. Allora perché deve essere per forza che ti paga tutta l'azienda oppure... Perché non si può smezzare. 1.000 euro io ce li metterei anche, di differenza per avere quello che mi interessa, ma la proprietà in quel caso è dell'azienda e non do 1.000 euro all'azienda. Non ha nessun senso. Se invece l'azienda mi dice ti compro il computer, te lo intesto, mettici 1.000 euro, allora sì. Però non accadrebbe mai questa cosa qua, perché loro hanno bisogno di scaricare l'IVA e quelle robe lì. Ma il cortocircuito non è un lavoro, uno stile di vita, lo so ragazzi, però io continuo a avere lo stile di vita del cortocircuito senza il cortocircuito. È una serata piacevole in compagnia di amici, non lavorare dai. Com'è che fai per i 4.000? Non si capisce niente. Sì, forse siamo troppo indietro. Sì, ma indietro in un altro universo, però. Sì, universo sì. Piane, vieni a Pisa, andiamo a farci una cenetta al lume di candela sulla cima della torre di Pisa. Ma Curo TV, a parte che se sei maschio, anche no, cine di candela. Ma
Ci sono stato a Pisa. È un troppo bella Pisa. Sì, un po' forse troppo contenuta. Cioè, no, è contenuta, però a quel punto andrei a Bologna. Ecco, tornerei a Bologna. Se devo andare in quel target che di più città piccolina è, la, è, una, è una metropoli piccola, c'è quasi centro del mondo, e qualità della vita fra le più alte certificate negli ultimi 2 anni, più alte in Italia. Però diciamo così che la zona lì di Pisa è proprio bella. Sì, sì, però la macchina la butti via. Sullo io andrei a Lucca, per esempio. La macchina proprio la fai brillare in quel caso. Sullo strumento di lavoro concordo parzialmente. Alla fine l'azienda mi ha sempre comprato un PC di merda ed ho preferito comprarlo di tasca mia, altrimenti non lavoravo. Ma impazzivo dietro ad un PC che non funzionava come si deve. Quello cioè, lavori per un'azienda de merda che non ti dà gli strumenti idonei a produrre. Cioè, io lì ne faccio una questione di principio. Infatti, adesso c'ho ancora lo scassone finché non mi comprano il computer che ho deciso io. Vabbè, dai, dipende dalle zone di Roma. Ci sono parecchi posti dove si vive bene. No, a Roma si vive bene solo se sei miliardario. Punto. Sei pieno di soldi, vivi bene. Come per Paolo. Yak, tu cosa farai una volta che verrà a mancare la componente di live streaming? Farai montaggio e riprese? Tanto sì. Lui ha smesso di avere ambizioni anni fa. Appena si è sposato, ha appeso la creatività e la voglia al chiodo. Quindi a quel punto seguirà il leitmotiv di Multiplayer, dove diventa un operaio d'azienda che spinge 3 bottoni. E appena l'intelligenza artificiale farà i montaggi video, finalmente ce lo loviamo dai coglioni. Ma dopo chi. Qual è il computer che ti prende la camera e ti fa le riprese? Che cazzo, cioè, fa Terminator? Ma che con l'intelligenza artificiale faccio 4K, c'è il riconoscimento facciale, mi sposto, ti inquadra. Io dico la camera reale, cioè la camera che tu prendi, vai negli eventi e riprendi tu. Un drone? Vado in giro con un dronino. Sì, il drone non è che va dappertutto, non è che entra dentro le cose. Ci arriverà. Dentro le fiere, col dronino. Sì, tutti i droni che camminano. Non lo so, comunque prendiamo un cottimista. Oppure ti chiamiamo te come cottimista. Fossi io l'azienda ti darei un fisso. Guarda, cioè il fisso, sai, per fortuna non ci hanno mai provato a darmi un fisso. Io ti sparo là una sfida. Dichiara quanto guadagni con Multiplayer. 4.500 euro al mese. Perfettamente d'accordo con Alessio. è passato il sindacalista e ha appena indetto uno sciopero aziendale. Sciopero subito, Perfettamente d'accordo con Alessio. PC di lavoro lo deve procurare l'azienda e deve performare esattamente come loro si aspettano che performi. Allora, ci sta però una cosa, che alle mie richieste l'azienda ha condisceso con queste sono le specifiche di cui hai bisogno, ok, l'XPS costa 3.500 euro, noi ti diamo un computer equivalente a livello di performance che ne costa il 40-50% in meno. A quel punto io ovviamente le sto facendo una questione di principio che va al di là, perché non è che l'azienda mi ha negato lo strumento che io ho richiesto, mi ha negato quella particolare forma. E quello infatti lo riconosco, non è che sono andato e ho detto l'azienda non mi permette di lavorare, anzi, però me ne frega un cazzo, perché io voglio anche il premio Pianesani, cioè non solo voglio lo strumento per lavorare, lo voglio anche con, sì Alessio, per te questo è altro, perché per me è un riconoscimento personale, cioè già il fatto che se ne possa discutere mi offende personalmente. Però allora, cioè, già prendi bene. Sì. Cioè, se l'azienda ti dice, guarda, siamo in un periodo che non è che navighiamo nell'oro... Non me ne frega un cazzo. Ti faccio No, perché è un investimento, perché qualsiasi soldo spendi in me viene moltiplicato per 10. Però, scusa, se io ti faccio un computer che la potenza è quella, perché devo fare il computer e spende 2.000 euro di più? Perché? Solo perché è un po' più sottile. Perché lavoro meglio, perché sono più felice, perché quando lo apro, stando aperto 90% del tempo della veglia, io sono un creativo, ho bisogno di essere ispirato. Allora, come dire, tua moglie ti piace? Sì. Se ti trovo una che ti fa cagare, però è identica, si parla uguale. Che esempio è? È l'esempio che tu mi hai portato. Vuoi un computer? Certo, vuoi un computer che fa le stesse cose che ti fa cagare? No, ma io ti ho detto, no, ho capito, ti do una moglie ragione. Uguale, ma ti fa cagare. Ti do ragione, però ovviamente. E mi dai ragione, finisce lì la frase. A quel punto, hai ragione. No, basta. Ha ragione, ma cioè, cerchi di trovare un accordo. Non c'è, io non sono un uomo dei compromessi. Secondo te, perché sono da solo? Perché non voglio accettare nessun tipo di compromesso. Ecco la risposta. Chi diceva perché Alessio è da solo? Firenze ci ho vissuto un paio d'anni, ragazzi, proprio per Net Addiction. Ah, sì? Sì, 2 anni sono stato. Ho anche vissuto in un appartamento che era per quando abbiamo aperto l'e-commerce. Io ho cominciato dentro l'e-commerce e all'inizio, tu non so se tu probabilmente no, non c'eri. No. Eravamo ospiti di 2010 che era? No, avevo prima. 23 anni, quindi nel 18 era il 2000, 2005 forse. No. 2005 certo. L'e-commerce stava proprio a Firenze, non stava a Terni. Esatto, perché eravamo ospiti di
New Wave si chiamava, che era un distributore di videogiochi che adesso ha chiuso, e ci ospitavano lì all'interno e spedivamo dai loro scaffali, roba del genere. Eravamo io e Iodice, lì ho vissuto 2 anni, soltanto io e lui. Poi abbiamo assunto Andreone. Top. Piane, quanti vuoi per creare un sito? Non creo siti, ragazzi, cioè, creo siti, ma non li creo per terzi. Io non lavoro su commissione. Non lavoro su commissione. Calcolate che sto facendo un piacere a Tommasini, l'unico veramente competente che fa riprese o roba del genere, e gli sto facendo le etichette per il miele. Cioè, è un calvario. Sapevo che non dovevo dirgli di sì. È una rottura di cazzo fare, cioè, i lavori, fare i loghi per le... per gli amici, fare i lavori a Cottimo. Cioè, io non... cioè, oppure quanti soldi perché vuoi? Per la paga, in che senso? Ah, la paga glielo faccio gratis, non me ne frega niente. Però ed è già una rottura di cazzo. Cioè, comunque, Evrognano, metti che tu puoi trovare tuo cugino che lo fa per 1500 euro, te fa una personalizzazione di WordPress. Io per la stessa roba te ne chiedo 3000, perché non voglio cagamenti di cazzo. Ed è, te lo faccio vedere, ti faccio una revisione, te lo consegno, se ti va bene bene, sono sti cazzi, esatto, e non voglio più cagamenti di cazzo, quindi sono antieconomico, a meno che qualcuno non voglia comprare premium price la qualità, però non c'è apprezzamento per la qualità in giro per il mondo, la gente vuole risparmiare, vai da tuo cugino. Yak, ci saranno i robot per fare i lavori manuali, di Santa Maria. Vediamo. A quel punto andiamo veramente tutta a gamba all'aria, o fanno il sussidio veramente per quello base, tipo pensione base per tutti. Dopo, ma prima avevi detto che salta tutto il sistema economico, come fai? 4.5 sono anche pochi, Alessio ha 65 anni e 40 di esperienza alle spalle, hai ragione. Infatti comunque batto cassa in continuazione. Ecco. Pierpaolo 6K sicuri? Beh, Pierpaolo è socio, prende molto di più. Dei dividendi hanno staccato negli anni che, cioè, lo vedete, ha comprato casa, c'ha la casa al mare. Dice 4.500 netti? No, sono lordi. Ma ci sta, anche il mio PC aziendale costa più o meno così, ma alla fine è anche meglio per loro perché sono spese in tasse. Esatto. Ricordate che soldi di famiglia pure. Io sono ricco sfondato di famiglia. Possiamo eliminare una IA per rimpiazzare Pianesani? Possiamo allenare una IA per... magari. Ah. Io non ho nessun problema, cioè io sono per il postumanesimo. Cioè per me siamo arrivati al punto in cui l'umanità, se dovesse scomparire per colpa dell'intelligenza artificiale, sarebbe fisiologico, punto. Tipo la digestione. Esatto. Senza cortocircuito farete più live sul salottino? Beh, abbiamo ricominciato. Ancora sarà parlare di cortocircuito? Adesso, ma probabilmente sono indietro con messaggi. Se NetAddiction dovesse fallire, o multiplayer, sappiamo di chi è la colpa. Lo so, me l'ha già detto. Sì. Comunque Pierpaolo, chiedevano se io prendo 4.500 euro lordi, come hanno detto, tu sei sui 6.000, no? Per i dividendi che avete staccato nel tempo, spalmando i dividendi? Ah no, allora, gli anni dei dividendi... cioè il mese del dividendo siamo sui 100k. Sì, però dico spalmali, spalmali. No, perché il dividendo... sì, però quanto prendi al mese? Allora, no, più di 10. Più di 10, ragazzi. Più di 10 all'ordo dei dividendi. Sì, sì. Guarda, ci sono stati un paio di anni, tipo gli anni quelli con cui abbiamo cavalcato, sai, il clickbaiting potente. Sì. Mi ricordo, ho avuto un busta paga che erano 19.000 euro. Me lo ricordo che andammo fuori. Te lo ricordi? Andammo fuori a festeggiare. Quello lì, sì. Quello è questo anno che poi mi hanno fatto la... avevamo preso il poké. Esatto. Mi avevano fatto l'Amex, quella nera. La Black, mi aveva chiamato... poi gliel'hanno ritirata. Poi me l'hanno tolta, istantanea. È durato un mese e poi me l'hanno tolta. Non sono mai stata a Matera. Tu ci sei stata a Matera? Sì, ci vorrei andare, bellissima. In vacanza, ovviamente. Viverci ti spari in faccia. No, pensavo al lavoro. No. Ma viverci, manco penso ci puoi vivere a Matera. Sono messo solo alberghi. 41 anni hai, Ale, bravo, ti voglio così. Non ne ho 41, ne ho 40. Busta paga in cui abbiamo, vedi, c'è anche Pucci, in cui abbiamo staccato i dividendi che ho fatto a busta paga da 19.000 euro. Stavo raccontando pubblicamente. Fatto bene. Tengo alto l'invenzione. Qua, Tengo Pucci alta qua. L'invenzione. Andrea va in Perù e in Bolivia, che 2 mesi, no, facevi? No, si trasferisce proprio là, il viaggio con le valigie, con la corda. Come si chiama? Machu Pucci. Questa è veramente brutta. Questa è proprio una di quelle veramente brutta, questa qui. Ad amici e parenti non si fanno lavori né a gratis né a pagamento, sono solo rotture di... sto facendo le etichette. Verissimo. Per il miele di per Tommasini. Ma hai scritto addirittura, ma entusiasta di questa tua cosa. È un cagamento di cazzo, non lo farò mai più. 60 messaggi, Madonna Alessio, dove l'hai trovato? Guarda che bello, ma avrà mandato 70 alle tue prove delle etichette. Cioè veramente ma una follia. Non so che cazzo fare. Cioè veramente una follia. E poi l'unica cosa che deve fare è la roba per Fresh Playable. Non mi risponde. Yak, a monte bisogna avere una mentalità e guarda dove porta. Un Pianesani, perché parlavamo con Yak, c'era Jacopo qua prima che produceva odori. Che hai avuto novità, visto che eri passato? Ovvero?
in Fauste dalla faccia. O prima del 18 di luglio. Sì. O settembre. Ci trasferiamo a settembre? Decidi te. Posso provare, ma secondo me da qua il giorno prima che parte è veramente molto complesso. Anche perché, se non sbaglio, il 18 è lunedì proprio. O martedì. Quindi sarebbe il venerdì prima. Per fortuna sarebbe il 14. Vado a farmi una settimana di vacanza. 17 che è? Secondo me lui capace lunedì sera magari parte. Il 14. Allora gli dico il 14. Però che cioè, decidiamo noi. Per impacchettare? Se ti dico, vai, per impacchettare. No, per cambiare ufficio. Ufficio è confermato il 1 settembre? No. Prima delle 31 luglio? Ok, quindi 31 luglio devi traslocare. Ma io guardo. Potete buttare tutto quello che c'è, che ho scritto Pianesani. Non è che sono la mia agenzia di traslochi. Ci puoi anche cagare bello dentro, che quando lo apro cioè, trovo la cacca. Esatto. È molto bella questa cosa. E quindi l'altro invece si può dire che cos'era, primo settembre, roba del genere? Visto che non era il trasferimento? No, è una cosa mia con tre. Esatto. Ah, vabbè, non lo so, magari è argomento di conversazione interessante. No, proprio zero interesse. Vado a prendermi un gelato. Niente, siamo pronti per giocare. Quando è che tu invece hai avuto la busta paga che ti hanno dato i premi per tutti i lavori con Nintendo? Allora, no, io ho tutte le mie... Tu c'hai le stock option su Nintendo, no? Ho le stock option su NetAddiction. Sì, è un bel modo per pagare. Ancora mi è stato detto, guarda, non ti preoccupare, diventerai socio. Assolutamente, quando entriamo in borsa, no? Esatto, era quando entriamo in borsa. Quando vendiamo l'azienda. Ma stiamo aspettando che la borsa sia pronta per noi. Esatto. Capito, è quello, perché vogliamo puntare direttamente al Nasdaq. Devi essere forza americano per entrare al Nasdaq. Cioè, sì, devi avere un'azienda in America? Sì. Ma basta che apri l'ufficio? No, probabile. Non so però come funzioni, cioè, perché tipo Tesla è quotata al BIT, quindi però non so esattamente come... Tesla ce l'avrà l'ufficio italiano, no. Cioè, no, è che penso, secondo me, tu comunque devi essere quotato in un mercato di riferimento del paese dove operi, e poi a livello finanziario le borse possono creare degli strumenti finanziari derivati per coprire, per lo scambio della stessa roba. Ok. Ipotizzo, Infatti Pierpa va a mangiare fuori un giorno sì e l'altro pure. Sì, ma non sì, solo, sì. Cioè ce l'avete della gente che dice non ho i soldi per andare in vacanza, aspetta che vado alla casa al mare. Capisci, per lui andare alla casa al mare è diminutivo. Tra l'altro voi avete la casa al mare. Tra l'altro è bellissima, perché queste proprio sono come i titoli di giornale che possono rovinare una persona. Esatto. A farlo. Cioè l'idea, cioè lui tanta è... gente in chat che è convinta che io abbia lui casa ha al la mare. Casa al mare, esatto, ragazzi. La seconda lui casa. Ha una villa sul porto di Anzio. Esatto. Che guarda, che guarda il porto di Anzio e vede fino ai faraglioni alla... in Australia. No, i faraglioni, i 12 apostoli là in Australia, i faraglioni di Capri. Basta, vi salto tutti, ragazzi, anche se avete scritto cose vagamente interessanti. A non me so fa ridere questo discorso che io abbia casa al mare. La mia casa al mare è casa dei miei genitori. Sì, che però è casa sua al mare. Cioè, comunque voi non avete è casa mia, i ci vostri, sono i miei genitori. No, perché non abita Vignola, allora. Non abitano, perché i tuoi genitori non hanno casa a Roma? No. Hanno lasciato casa a Roma? Non hanno mai avuto casa a Roma i miei genitori. Che cazzo? Cioè non hanno mai vissuto a Roma? No. Sempre avuto solo Anzio, mi hanno vissuto da quando sono nati. E tutte le volte che vi tengono la bambina a Roma, vengono a Roma, certo, e dormono da te? Sì. Che cagamento di cazzo. Anzi, addirittura con mio padre molto spesso, siccome è come te, non vuole dormire a casa mia. Ma scusa, tuo padre... Vai, torna in giornata. Ma tuo padre non fa... Non fa le figata. Le figata. La figata anche quest'anno di prendere la barca e stare via tre mesi. Non già partito, lui è partito il 25 maggio e rientra, mi pare, il 20 agosto, il 18 agosto. Beh, poi meno del ah, poi arriva. Sì. E dov'è che è? Adesso, oggi, guarda, mi ha mandato mia madre stamattina, no? Alle 4 che stavano partivano in navigazione, mo ti dico dove. Perché ragazzi, gente che si fa tre mesi in barca, Perché Pierpaolo comunque si lamenta del papà, sì, ma ha la barca. Preveza. 6 ore di navigazione a Preveza stamattina alle 6:29. Cazzo è Preveza? No, sempre in Grecia. Sivota a Preveza. Sivota. Da Sivota direzione Preveza. Sai che non so dove siano. Grecia. Mi fai vedere. Apri Google Maps. E Maps. Metti Preveza, Grecia. Guarda, te lo dice subito. Lui cliccaci così vedi dov'è. Non puoi scendere tu col cazzo di cursore. No, mi piace che ogni tanto lo fai vedere. Devi farlo vedere te. Sempre come fai vedere. C'è del mouse. Ma infatti devi, cos'è? Secondo me devi zoomare. Ma è continente? È continente? È continente? Vabbè, ho capito. Che no, infatti non conoscevo l'isola. E da dov'è che vanno? Da Sivota sono partiti. Non c'è il signorino della barca? Da sotto, guarda. Sivota Lefkas.
No, secondo me era Sivota Lefkas. Ah, è qua, è qua. Ma no, quindi sono incontinenti. No, però secondo me era Lefkas, eh. Secondo me è diversa. Sivota Lefkade, guarda. Vedi. Previsa, e dov'è? Non lo so. Qua? Non si sa cosa ha fatto. Ma dov'è? Eccolo là sotto, guarda, guarda. Questo? Sì. Questo qua, questo puntino. Ah, quella è un'isola. Da Lefkada. L'isola è Lefkada. Lefkada. Non ci sono mai stato. Ha detto che è un bel posto? Bellissimo. E stanno andando da Previsa lì o stanno andando da qui? No, da Sivota lì. Da Sivota. Ma per qual è la meta? Non lo so, Alessio. Non faccio questi dialoghi con mio padre. Mi dici le mete. Se vuoi ti do il numero di telefono, lo chiami. Te lo fai raccontare. Sì, non capisco che giro stia facendo. Ma che cazzo ne so? Magari salirà per andare da qualche parte. Ma che ne so? Ma chi se ne frega? Ma magari... Ma fosse una cosa che faccio io. Cioè, ma che non ho idea che giro farà lì. Ma io non capisco perché non vai... Scusami, perché non ti monti una roba satellitare e stai in barca 3 mesi? A parte che... Cioè, tu c'hai presente la vita di barca? Cioè, la conosci? Hai fatto tanta vita di barca, te, no? Sì, sono stato anche in giro 3 settimane. Adesso a me spiace che tu non hai tuo papà e magari ci avresti avuto un clima. Non di ci andrei via, mai con i genitori. Ecco, quindi potrei stare 3 mesi in barca con mio padre e mia madre? No. Poi non! Non la barca di Jeff Bezos. No, non è. Con, ecco, cioè, con una barchetta stiamo in 5 con mia figlia, con mio padre e mia madre. Che cazzo è tornato? 14enne. Però ci sono quei servizi. Io ci stavo pensando di farmi tipo... Vale. Soltanto che li fanno pagare un botto, cioè l'ufficio in catamarano per i multi... Se lo facciamo insieme, va, vengo. Che si sta... Okay, però sì. Costa magari... Cioè, il brutto che ti sparano quei... 2-3 mila euro. 2-3 mila euro per. Sì, ma per 3 settimane. Beh, 2.000 euro per lavorare in catamarano 3 settimane, lei non è una cifra. Cioè, paghi ma, molto di più in vacanza. Ma io mi voglio trasferire 2 mesi. Fai 2 mesi, magari ti fanno 4.000 euro 2 mesi. Boh. 4.000 euro costa di più un mese casa, anzio. Prova a vedere, cioè, smart working catamarano. Cioè. Scrivi smart working catamarano. Scrivi smart. No, smart working. Scrivi... Guarda Camago, perché la barca non te la lasciano per andarci solo con Eliana e tua figlia? Certo, mio padre, che ha fatto 40 anni di lavoro, va in pensione e fa 6 cose per pa. Io resto dentro anzio, esatto. A luglio, agosto, aspettare, e tu vai in barca. Aspettare di essere immobile, che cioè. Non mi posso più muovere. Mi cerchi, non smart working. Adesso com'è? Glielo mando il tuo messaggio. Share. Co-working. Co-working catamarano. Cataron. No, ragazzi, se mio padre aveva lo... Se era Jeff Bezos e aveva lo yacht di Jeff Bezos, me li facevo 3 mesi in barca con lui. Cobot. Perché neanche ti incontri. Che devo cercare, quindi, Cobot? Il Cobot. Co-working in barca a vela. Però è una roba talmente Cobot, vecchia Cobot. Che secondo me non esiste più, eh. Secondo me non esiste più. $4.000 sono a settimana di stipendio, ma per Alessio, forse. No, che comunque 2 mesi, ragazzi, 2 mesi in barca 4.000 euro, cioè, ditemi dove, perché ci vado di corsa, onestamente, nel senso che le barche costano 2.000 euro a settimana, quindi 4.000 2 mesi, ma chissà che aveva visto Alessio, chiaramente, aveva già sbagliato, no, non è un gran sole, papà c'ha una Dufour, una barca Dufour c'ha. Marto, vediamo cosa va. Pierre, sei felice dell'idea che ho avuto Rebecca? No, Sdax, l'avrei voluta col senno di poi, l'avrei voluta avere circa 3-4 anni prima, col senno di poi. L'avrei voluta avere 32 anni, 33 anni massimo, massimo massimo. Diciamo più 32 che 33. Capisco Camago, pure i miei genitori si sacrificherebbero per i figli senza essere, siamo diversi, anche per esempio mio suocero che purtroppo non c'è più e mia suocera, quindi i genitori di mia moglie, loro per esempio sono genitori molto, molto all'antica, ovvero quelli lì che regalano la casa ai figli mettendosi loro sul lastrico andando a vivere in affitto nel sottoscala, oppure ecco fanno, pagano le vacanze dei figli e loro piuttosto non fanno niente e restano a Roma tutto il mese. Sì, mi prezzo. Chiari, prendi questa cazzo di tastiera, è wireless e queste cose qui e ci sono i miei suoceri sono di mio suocero era di Napoli, mia suocera è di Napoli e hanno quel tipo di mentalità lì. E quelli sarebbero i genitori all'antica, sì, cioè quelli là in cui tutto quello che tu fai e guadagni nel corso della tua vita lo dai a tuo figlio o a tua figlia anche a costo di vivere te una vita sacrificata. Quelli solitamente sono genitori all'antica, non sono genitori moderni. Poi ci sono i genitori moderni in cui dicono tutto quello che ho fatto, ho faticato, ho lavorato, ho raccolto, me lo mangio io perché l'ho fatto io. Quello per me è un genitore moderno, onestamente. Se poi per voi questo è un genitore sbagliato o qualcos'altro, è un giudizio che potete tranquillamente dare. Ma i miei genitori, senza problemi, hanno detto tutti i soldi che ci siamo fatti e tutto quanto, ce li spendiamo. Chiaro che se c'ho un problema
ben contingentato. Tante volte mio padre mi ha aiutato, ma anche per potermi comprare la casa che ho preso a Roma, una quota di anticipo mio padre me l'ha data, me l'ha regalata, ha detto: tieni, questo è un regalo che ti faccio, diciamo, per aiutarti a mettere l'anticipo sull'acquisto della casa. Dopodiché, cioè, anche se magari sbattendosi potrebbe pure permettersi, non è che mi regala una roba, o appunto, cioè, loro se ne partono fregandosi che hanno nipote e tutto il resto. 25 maggio in barca e ritornano a metà agosto, poi se ne arrivano a settembre, durante l'anno si fanno 3-4 vacanze da settimane, perché si mangiano tutti i soldi. Cioè, sono cose diverse, ragazzi, non c'è un giusto o sbagliato, sono modi diversi. Secondo me quello, cioè, non mi sento di condannare dei genitori che fanno questa scelta, quindi ho lavorato per 40 anni, mi sono messo in tasca questi soldi, adesso me li mangio e me li spendo. E quello di dire: no, non ti preoccupare, figlio mio, fatti la vacanza alle Eolie, io invece resto a Roma a morirmi de caldo. Sono due punti di vista. Sono due punti di vista. Niente, non lo trovo in questo momento. No, ma non trovo proprio dei siti. Cioè, ma ce li ho anche bookmarkati sul mio computer. Però c'è un catamarano, alla fine 3.000-4.000 euro a settimana. Settimana? Non è due mesi. No, ma aspetta, aspetta. E il coworking presuppone che non so quanti posti siano. 8 questo. Sarà il catamarano. Esatto. Posti. Quindi è moltiplica e dividi, perché tu ti aggiungi al catamarano con dell'altra gente. Ho capito, ma sono comunque sempre. Infatti, ti ho detto che costava 1000 euro a settimana a testa. I 4? Ma non parli in 8, che fai? Dormi anche insieme? No, però per dire. 4 persone sono 1000 euro a settimana. Infatti, ti ho detto che 2-3 settimane costava 3000 euro. E secondo me. 4000 a due mesi. Tu avevi detto costava un mese, 2-3 No, ho detto 2-3 settimane mi chiedevano 3000 euro. E infatti tornano i conti. Però è un po' troppo. Pensa, tutti gli ormeggi, tutta la cambusa. Esatto. Cioè, ti costa. No, lì era non c'erano spese extra, perché era tutto compreso, perché era il servizio. Era già fatto. C'era la cambusa. Gli ormeggi no? No, gli ormeggi no. Strano. Perché poi magari, perché non è che magari faceva un tragitto, quindi. Sì, ma neanche prende in considerazione l'idea che nessuno dei due vada in barca, non riesco a capire. Quindi secondo me dormivi in rada, oppure tornavi dove. Quindi facevano ormeggi solo per carburante, cioè solo di servizio. Sì, oppure hanno il posto barca per i cazzi loro. Può essere. Allora, scarichi un gioco, sono le 14:15. Certo. Allora, già scaricato tutto. Pathway. Ho scaricato tutto. Guarda, apri Steam. Anche Spin Bing Bing. Tutto. Spin Bing Bing. Apri Steam. Ti ho scaricato tutto, apri Steam. Sto ruttando salmone marcio. Libreria. Collezioni. Non lo possiamo far vedere questo? Guarda, no. Scegli, hai l'imbarazzo della scelta. Spin Bing Bing. Metti questo qui. Metti l'orologio. C'era qua. Metti l'orologio. Perché? Perché sì, perché così li vedi meglio. Ecco. Tanto è Spling and Bling. Cominciamo con questo, poi dopo ti fai Pathfinder. Va bene. Vai, dammi un controller. È un two players questo qua. Gioco? Spingo, gioca? Lo sai che non so se abbiamo due controller di Xbox. Spingo, gioca? Sono due controller Xbox. Quindi. Ah, dici, questo ti sembra un controller Xbox? Con scritto Nintendo GameCube sopra? Sembrava, con Nintendo però. Switch l'hanno fatto veramente molto uguale. Simile. È molto uguale, ragazzi, non è simile, però io colpo d'occhio ho visto che non era un controller Xbox, però Non so come, a parte che ha l'escursione dei basta, no, vedere i frontali. No, ma io non lo vedo così, cioè io lo vedo. Vieni da qua, okay. L'unica cosa aveva l'escursione più alta. No, scusa un attimo, se non capita la cosa di Jack the Killer, neanche devi capire, neanche prendere in considerazione l'idea che nessuno dei due vada in barca. Ma non parlava con te, forse c'era un net? No, perché dice Pierpa. Oh, vabbè, non ho capito. Io dico, cioè, farsi la barca è più o meno come farsi la multiproprietà o la seconda casetta al mare. Non è una cosa. No, assolutamente. Ma costa molto meno di farsi la casa, la seconda casa al mare, la barca. Sì, molto però meno. Resto dell'idea molto che meno o fai come suo padre, che la usi, che ci sta, che certo. Ci sta tre mesi. Vabbè, ma chi è che si fa la barca per non usarla? No, però ci sono quelli che comunque ci vanno tre volte l'anno, per una settimana, 10 giorni, o roba del genere. Cioè, per me comunque comunque conviene noleggiarla, la bisogna. Ma certo, se ci vai una settimana l'anno, ovvio. Cioè non devi fare un cazzo come suo padre, allora, ragazzi, che vive di rendita da 30 ragazzi, anni. Ve lo dico. Cos'è, 30 anni fa ha smesso di lavorare? No, 20 anni fa? No, ma che mi pare ha smesso di lavorare. È un baby pensionato tuo padre, baby pensionato di quelli miliardari, ragazzi. Mio padre ha smesso di lavorare nel 2004.
10 anni fa, 2014, dovrebbe aver fatto fa 10 anni adesso. 10 anni che va in barca, 10 anni che va in barca, sì. Con sì. Le mazzette. Sì, perché mio padre è papà andato in pensione a 66, mi sembra. Ma vanno d'accordo i tuoi, non si vorrebbero separare? No, fortunatamente vanno d'accordo. 66 anni papà è andato in pensione, 66 ed anni, è ancora in forma che riesce a però, condurre la barca, comincia a pesargli. Sì. Comincia sì. Però per farvi capire, concetto, sì, perché papà è uno di quelli che ha fatto con. Perché papà ha iniziato a lavorare, cioè aveva 16 miliardi. Anni. Quindi papà ha lavorato tipo 50 anni. Ha lavorato. Sì. Giusto per darvi un'idea, una gran bella barca, perché comunque mi era una gran bella barca realisticamente, cioè costa meno delle super macchine. Perché comunque una gran bella barca oggi la porti a casa con 140.000 euro. Una gran bella barca. Ci sono la gente che si compra l'Alfa Stelvio che costa 120.000 euro e l'Alfa Stelvio dopo 5 anni la puoi buttare. La barca, se la tieni bene, cioè chiaramente la barca la devi tenere bene, ti dura 30 anni la barca. Però dicevano, a proposito di tuo padre, questa dinastia di gente che ha fatto un sacco di soldi e roba del genere continua a farli, non li fa più. C'era uno studio in Toscana, mi pare, in particolare nel Fiorentino, in cui vedevano quant'era il ricambio... come si chiama? Non la scala mobile, quando cambi puoi cambiare classe sociale. Comunque si vedeva che l'85-90%... Cambiavano classe sociale? No, l'85-90% dei possessori del denaro, del valore, del 1815 sono gli stessi che hanno veramente... l'85-90% delle ricchezze oggi. Veramente inquietante. Ascensore sociale, bravi ragazzi. Dai, fai partire Slap and Meet. Sì, no, manutenzione. No, in realtà la manutenzione Kenzo Rollo è pochissimo, a meno che non hai dei problemi. Certo, se hai dei problemi, sì, ma se nella manutenzione ordinaria, anche perché la barca la togli dall'acqua, quindi non è che hai troppi problemi anche da un punto di vista di manutenzione. Cioè, è molto più costoso averci la seconda casa, che paghi le tasse, c'hai un'usura di un certo tipo. È estremamente più costoso averci la macchina. Per me veramente la macchina è proprio una roba buttata. Io quando sento amici che si imbarcano perché si fanno appunto, c'è un amico che si è fatto la Stelvio nuova, mi sembra abbia pagato 65.000 euro, 60... Ecco, quello sono veramente roba che puoi fare solo se sei ricchissimo, ricchissimo. No, rifare la Garena ogni anno, ma... Non... Cioè, la Garena la rifai veramente se la tieni sempre ferma. Quindi pare 65 la Stelvio, no? È quella gigante dell'Alfa, è la Stelvio, no? Se non sbaglio. È la... Sì, è la Stelvio quella grossa, tipo il SUV gigantesco della... Alf, mi sto confondendo, non si chiama Stelvio? Sono abbastanza convinto che si chiama... mi pare 65 la pagata, una roba del genere, 63, 65. Ma costa una barca di soldi, quando me l'ha detto mi è caduto la cosa. Oddio, com'è che c'ha l'edizione, perché lui ha preso quell'edizione, non me lo ricordo, cos'è? Quadrifoglio. Vabbè, non mi ricordo, comunque pagano... No, le tasse non si pagano sulla barca, ragazzi. Mica paghi la tassa sulla macchina. Sì, quadrifoglio, mi sembra 66, 68, una roba del genere, l'avevo visto. Guarda, non vi vorrei dire una cazzata, mi sembra 68.000 euro. Cioè, per me pensare che spendi per una macchina 70.000 euro, per me devi essere no ricco. Veramente devi essere... Cioè... Ma non lo so, è oltre il... Cioè, pensare a una macchina che dopo cioè esce e già ti sei svalutata. Ragazzi, 68, mi sembra 68.000 euro era. Non era quello lì? Boh, non so che dirvi. Allora forse non era la Stelvio. Sono abbastanza convinto che era l'Alfa. Secondo me era l'Alfa Stelvio, quella massima super accessoriata. Io sono abbastanza convinto che sia quello. Poi si dite che è impossibile perché la Stelvio costa... Allora, non è la quadrifoglio, perché costa 100, cioè, pensate, 100.000 euro la 100... come fai a spendere 100.000 euro per una macchina? Allora, non era la quadrifoglio, allora era un modello della Stelvio super accessoriato. È la Tonale, mo sta descrivendo Tonale, non ho idea, non me mi sono informato. Quando mi ha detto tanto la pagata, mi è venuto da ridere e ho detto, oh, beh, beato te. Perché, ripeto, per me, potete permettere una roba del genere, devi essere ricchissimo. Cioè, se pensi la barca, prima di tutto la barca non si svaluta, a differenza di una macchina. Infatti, chi compra la Lamborghini a 500.000 euro, ecco, quella è la ricchezza. Ma quella, va bene, quella non è nemmeno ricchezza, ragazzi. Quella lì è essere su un altro pianeta, cioè Fedez. Io dico, sulle persone normali, cioè persone che puoi frequentare, perché non è che Fedez ci esci, persone che puoi frequentare, tipo, non lo so, io ho iniziato a frequentare alcuni genitori della scuola dove va mia figlia. Solitamente è il primo step, questo ve lo dico da vecchio, il primo step che hai di... conoscenza di nuove persone al di fuori del mondo del lavoro è
le scuole dei figli. Quindi nel momento in cui hai scuola, vai, inizi ad andare a scuola, comincia a frequentare i genitori dei tuoi compagni, dei compagni di scuola di tua figlia, e lì è il, secondo me, nella mia vita è stato il primo step in cui ho iniziato a conoscere i genitori. Non è una scuola da ricchi, è una scuola pubblica semplicissima del quartiere dove sono, non è che mia figlia va a fare alla Marymount cosa, e ho dei genitori, per esempio ho una coppia di genitori secondo me ricchissimi, sono stato anche a casa loro, una casa clamorosa, e un'altra coppia che appunto lui si è comprato la, secondo me era la Stelvio, continuo a insistere, eccetera eccetera eccetera. Ma smettila, giochiamo? Grazie, non so che dirvi. Hai trovato il controller? No, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo per forza, ho portato la roba da Roma, c'erano i controller. No, il controller era mio, quello che tu abbiamo usato a Roma era un mio controller, non era... Beh, col PC non posso usare, no, non posso usare il DualSense. Sono convinto che avevamo il controller di Xbox. È lì, non c'è l'Elite, c'è l'Elite. Dove? A sinistra, lì. Che è sempre mio? L'Elite. Questo però è l'Elite, quello del cazzo che c'ha bisogno... C'è un cavo, attaccalo col cavo. A me non frega niente, io ce l'ho col cavo a casa, non ho mai messo una batteria dentro il controller. Che cosa c'ho? Ho giocato la demo di... come si chiama? Invincible. Ah, ma minchia, come ti girava? 720p senza le texture. Cioè, sembrava realtà virtuale. Hai scelto proprio un gioco pesante. Però girava, 720p senza le texture. Ma non solo, quando entravo in una nuova area, la doveva caricare in streaming, ce n'erano tipo tre nella demo, blerrava tutto, era tutto blerrato finché non caricava la scena. Non so cosa stia facendo, penso che stia mettendo le pile invece che prendere un cavo. E lui guarda le pile e capisce se sono cariche guardando le pile. Sono scoppiate le pile, pensate ragazzi, mi dà delle pile esplose. Quindi è una roba tossica, hai aperto quel sacchetto, sì, ti è arrivato... Ho toccato una pile esplosa. Credo sia la cosa più cancerogena che esiste sulla faccia della Terra. Accoppialo. Non si accoppia là. Non si accoppialo. Ah, che fatica. Alessio, considereresti mai l'idea di adottare un figlio? Perché no? Però da solo è praticamente impossibile. Non lo so, sai che per esempio è scoppiato quello scandalo ieri oggi da Padova che hanno... non so se c'è stata una sentenza per la quale hanno... registrato come illegali le registrazioni della nascita di figli da coppie omosessuali femminili, tipo quindi una quindicina, una ventina. Beh, ma in Italia non puoi farlo. Infatti è scoppiato uno scandalo, semplicemente, cioè non mi ricordo non quale tribunale. No, il sindaco di Padova le registrava. Ovviamente qualcuno è andato a fare denuncia, è passata in giudicato e il sindaco ha detto c'è un vuoto legislativo enorme, punto, cioè non c'è nessuno scandalo, ragazzi. Non credo ci sia un vuoto legislativo. E nessuno tira via i bambini dalle famiglie. Non credo che sia un vuoto legislativo, credo che non si possa proprio in Italia. No, cioè nel senso un vuoto legislativo perché non era previsto, cioè i genitori sono maschi e femmine evidentemente, roba del genere. No, però il vuoto legislativo è no, quando... ma non c'è, no, il vuoto legislativo è perché non è espresso niente, non c'è un divieto di due genitori di sesso femminile, non c'è scritto i genitori non possono essere femmine e femmine. Secondo me invece, però, no, invece non credo, e quindi non c'è nessuno scandalo ragazzi, semplicemente quando il Parlamento farà il suo lavoro... Come ha scritto, che hanno scritto su YouTube, no? Che stimi quello che ha scritto. Che aspetta. Sono contento che Alessio, vedi, a differenza di Paolo, stima da un punto di vista politico la Meloni. Non è. Invece di Paolo, che non capisce un cazzo. Non è il governo giusto per far passare adesso questa roba qua. Adesso di pubblicamente quanto stimi a livello politico la Meloni. Assolutamente, per me è un genio della politica. È stata sottotono. La scelta di fare antagonismo in un periodo in cui il paese chiedeva comunque solidarietà ha pagato in termini di porca troia. Vabbè, perché andare a dire sempre fa tutto schifo, esatto, sempre. E poi è arrivata e ha detto continuo come era prima. Va tutto, scusate, va come, esattamente come prima. Esatto. Andiamo a Chinatown, ma non c'è l'audio? Devi sparare il segnale però. Perché non hai messo... Oliver Onions, ragazzi.
che gran pezzo. Chi scegliamo di personaggi? Abbassi un po'. Chi scegliamo di personaggi? Io direi, io scelgo. Vabbè, vabbè, non ci va. Perché non va su pad? Non va. Neanche a me. Non va niente proprio. Hai attaccato il controller. Attacco veloce, attacco pesante. Parata ed Y. Beh, che non cos'era? Non mi ha fatto nemmeno vedere. Non ho spinto niente. No, ti giuro, spinto qualcosa perché ti sei giuro che non ho spinto io. Hai spinto tu. Ho sentito. Appena mettiamo le mani sul malloppo, andiamo a spassarcela in Florida. Minus totale per il doppiaggio. Chi è il doppiaggio? Non lo so, gente. Adesso ci sarà. Bello! Ma scusami. Ma non possiamo fare le mosse no, insieme? No, guarda che lo tiro su e basta. Comunque c'hai un colpo critico che hai utilizzato, non so. Certo, è il colpo speciale. Ah, quello che ti ho detto con i due bottoni insieme. No, è quando li risollevo da terra. Io quando li spingo insieme. Tu li lanci, a me li risollevo da terra e fa una specie di colpo critico. Rimane incastrato sto bottone. Ma devi fare qualcosa di sbagliato, le. Che rimane incastrata la X? Ma io non capisco come fai a fare il colpo speciale. Come facevi a correre? Con il grilletto, ti ho già detto. Messe? No. Non devi parlare con me, amico. Ti sembro uno scommettitore? E con chi dovremmo... Osserva la carta a te assegnata. Ah, bello questo! Tieni d'occhio i movimenti delle carte coperte. Indovina. A chi tocca? Prima ti fa vedere che carta c'hai e poi devi indovinare. Io sono il casco. Io c'ho... Perché tu abbia più punti di me. Come non si capisce? No, non si capisce. Dovrebbe essere chiaro perché io ho più punti no, di te. No, perché tu hai più punti di io me? Io sono il super campione. Ma perché? Perché questo account è in uso altrove? Non lo so, avete vinto. Cercate il barbiere. Chiedete di Osvaldo. Chiedi di Osvaldo. Salta tutto. Corri anche più veloce. Beh, certo, quello ovvio. Ovvio il ho cazzo. Anche il cazzo più lungo. Può essere. Tra l'altro. Oh, il barbiere che sta anche preparando la schiuma. Ma capelli. Madonna, ma chi è? Ma il doppiatore chi è? Un nuovo taglio? Cioè, ma chi è il doppiatore? Gente, veramente. Hanno chiamato gli amici. Oh, mentre beveva la birra. Mi fa il barbiere? Sei cascato male. Cioè, è veramente. Allora, barba o capelli? È veramente molto però, brutto. Però, cioè, la questione è: io conosco decine, decine di attori. Però si fanno pagare. Sì, dici che proprio. Cioè, ma è gente che lo farebbe per 50 euro, cioè, questo non è quello che pensi te. No, li conosco. Oh, che è successo? Si muove da solo. Erano apri soltanto due. Porta, attraverso il corridoio. Salta tutto, salta tutto. Trovi la sala scommesse. La sala scommesse. Dai, sta bene un vago. Ci manca che parli in ternano. Livello completato. È già finito? Sì, purtroppo sì. Sei veramente stupido però. Ricordati sempre che ha fatto da compatrioti. Ma io gli voglio bene tecnicamente. Cioè, col ministero del merito manca, e dell'autarchia. Manca quel ricordati, quid. Dovrebbero esserci solo, la Meloni l'ha detto chiaramente insieme a Lollobrigida, solo videogiochi italiani. Esatto, che lei oltre basta con i videogiochi fatti da queste multinazionali straniere che non investono in Italia. Speriamo che la Meloni blocchi l'acquisizione di Activision Blizzard. Deve bloccarla e non deve far venire nessuna compagnia. Tutti solo videogiochi sviluppati in Italia. Basta. Che parli e non ci deve essere un termine inglese. Senza termine inglese. Qua sta l'ups and beans. Ma che esatto. Cazzo è? È schiaffe, ma è fagioli e schiaffi. Chi è sta roba? Schiaffoni e fagioli. Allora, che vogliamo fare? Pathfinder. No, fammi vedere che giochi ci sono. Little Kitty Big City Demo. No, neanche morto. Stray Gods. No. Troppo pesante. Beh, è fighissimo. Sì, però è troppo pesante, non va bene per la live. Jump Light Odyssey. Una rottura di cazzo mezzo gestionale. Viewfinder. Interessante a livello. The Invincible. House Flipper. Interessante. Quanti te lo scaricate? Però è il 2, però è il 2. Certo. Voi se veramente se era l'1, andava bene. No, è 3D Mark, che cazzo è il benchmark? Sì, ma quello che c'entra niente. Basta, perché hai scaricato solo questo e hai detto c'era un box? Ho scaricato le più interessanti, ti ho detto.
No, hai detto ce n'è un botto. Non le più interessanti. Cioè, prima fai botto. Viewfinder e poi chiudiamo col botto con House Flipper. As you wish. Perché è così figo Viewfinder? È geniale. Ma è geniale tipo? È geniale tipo hanno trovato questa meccanica folle, cioè che, con cui rompi il gioco sempre. In che senso lo rompi? È perché crei delle situazioni nel livello, nel level design, che cioè ti dice guarda hai rotto il gioco, torna indietro. Perché non va mai un cazzo? Ma perché tu ti ostini a dire che il PC ha senso? Super senso. Minchia, i più interessanti, immagina gli altri. Perché devi andare a 3840x2160? Perché si chiama full screen. Ma perché? Perché non fai 1920x1080? Anti-aliasing 8x. Ma perché non va? Usa il mouse, puoi usare il mouse, le frecce e la tastiera. È piacevole il suono. A me non dispiace. Mi piacciono comunque i feedback sonori, tattili, quelle robe lì. Aptici. Adesso vediamo quanto sei creativo e o intelligente. Gira esattamente come sul mio computer. Comunque questo girava normale sul mio computer. Ovviamente a 1080 senza niente. Cosa stai facendo? Sto giocando come te. Come me. Stop sitting. Ah, non pensavo fosse contestuale al gioco. Perché volevi passare attraverso una finestra chiusa? Mi piace, mi piace rompere le finestre. Tu rompi il cazzo, io rompo le finestre. Vai, vai. Qua devi saltare. Hai grazie, saltato. Grazie alla minchia. What is this place? Sembra lo stesso doppiaggio di... Ma che è? Allarme, sei caduto. Mi sembra lo stesso doppiaggio di Strap Sempice. Adesso ti insegna la meccanica anti-rottura del gioco, che è il Rewind. Con il Rewind. Rewind. E vedi che hai i punti. Ah no, non ce l'ho fatta. Nella timeline ti fa vedere le milestone, insomma. Adesso non si rompe più. Ok, prendi la foto. Hai visto là sopra c'hai i controlli. Did you just shift reality? Teleporter. Fighissimo. E qui hai capito cosa c'è come sprando. L'obiettivo comunque è usare i teleporter. Questo qua ha bisogno di... Ma me lo devi dire, io guarda ci penso di riuscirci ad arrivare. No, però velocizzo. Lasciala lì quella. Hai bisogno di 3 batterie per farlo funzionare. Sì. Quindi devi recuperare le altre batterie. It's almost working. Cioè, sembra proprio lo stesso doppiaggio di quell'altro, Slaps and Beans. Grandi complimenti per la colonna sonora, però Oliver Onion, se si poteva sbagliare, penso che quelle le altre siano reinterpretazioni sue, loro. Comunque, e ti dico, è veramente molto figo. Adesso stai esplorando il nulla del potenziale che questa idea ha avuto. Perché dopo diventa folle. Già alla fine di questo, di questo livello. È veramente molto figo, eh. Già alla fine di questo livello comincia a complicarsi. Di questa demo. Figo questo, non ci giocherò mai, da vedere, molto interessante. Concept importante, geniale. Dai, molto figo. Alessio lascia fare il super champ. Adesso quindi è tutto così, sempre devi continuare a prendere. A caricare i teletrasporti per uscire dal livello, quello è l'obiettivo. Follow the gray brick road. È un bel trip, eh? È veramente. Questo è veramente molto figo, eh.
Ma se te lo potevi usare dappertutto? Sì, lo puoi, è quello il fatto che rompi il gioco, perché puoi usare tutto dappertutto. Poi ovviamente, cioè puoi trovare più soluzioni allo stesso problema, poi ovviamente ce n'è una che loro hanno pensato che è la più chiara. È veramente molto molto figo, eh. Alessio, chiedi a Pier qual era il sito top che usa sempre per il versus delle SVG. Cazzo è il versus? Notebook... Fe! Notebook po- check. Maybe there's a surface you can use to climb up there. This place... Dopo ci arriva a rompere il gioco, sicuro al 100%. Comunque, Ale, sentito di Ron Gilbert, alla fine ha dichiarato che sì, lo avevano informato di Monkey Island su Sea of Thieves, ma non gli hanno dato la possibilità di collaborare. Vedi, è già cambiato tutto, come sempre. È incredibile lui comunque, eh. Non si possono più consigliare comportamenti illegali, ragazzi, nelle live. Dovete provare Superliminal. Effettivamente un giorno lo potremmo scaricare, sì, Superliminal, sì, che deve essere divertente comunque risolvere gli enigmi. Però questo qua secondo me è meglio di Superliminal, perché comunque reitera all'infinito sulla stessa cosa delle prospettive. È comunque bellissimo, ma questo si apre veramente a tantissime possibilità, a infinite possibilità. Qua devi capire l'amore. Hai distrutto il teletrasporto? Devi tornare indietro. Vedi, il punto esclamativo è dove rompi. E le X sono... No, 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 basta, basta, basta. Ti conviene mirare un po' verso l'alto, però non so quanto arrivi col salto. Troppo lontano. Te che sei, non sei un superuomo come me. Infatti. Basta, basta. Ma di questo c'è già la data d'uscita? Penso di sì, ragazzi. Controllate su Steam. Ti fai la parabolica? Che cazzo è? Guarda. Lo so, lo so. Cioè, vedi? Fatto la parabolica che ha funzionato. Allora, mi potresti mandare il link dell'articolo su Wrong Bill? Ah, no, non sta parlando con noi. Prova che non corre quello che mi caga. 18 luglio 2023, ragazzi. Che non, la rottura di cazzo è questo, che non corre. E non c'è modo proprio. Hai provato a tenere spinto il analogico? Sì, ho provato tutto, ma non va. Close your eyes. I don't know if I should. Is this payback for making you mix new soul compositions all day? Please, Hiraya, have you ever known me to be the vengeful sort? Okay, see. Oh, it's marvelous. I'm gonna try. See? È veramente molto figo, eh? I found it. Now this was a funny one. Not your usual style. You could say I was stretching my creative muscles. Sei uscito, ma mentalmente potevi appoggiarla al muro. Mi dell'interno della casa. Sì, aperto. Comunque, veramente. Cioè. C'è dell'inventiva. Porca troia.
della sua veramente super inventiva. Few things make me happier than when you say that here. È diventato il canale di Yotobi. Magari che fa 3.500 contemporanei. Ah, figo, fa anche lo skipping dei contenuti. Ah, ok, perché ci sono due belle meccaniche ancora da tirare. Cioè, meccaniche, situazioni. Ah, adesso fai le foto. Sì. Che è più figo. Ah, il viewfinder è giustamente il mirino dell'ottica? Sì. Si tira come mi festeggia la vittoria. Bravissimo. Qua comincia un po' a peletto a intripparsi. Io per esempio lì avevo fotografato la colonna, l'avevo girata di 180 gradi, non riesce a salire. Non riesco più a salire, cazzo, l'ho fatto troppo. Io avevo preso la colonna, l'avevo girata di 180 gradi e facevo per farlo cadere giù. No, ma va bene anche questo qua, però devi posizionarlo in un altro modo. No, pensavo fosse ce la facesse, invece no. Lo posso far cadere un po' più dietro. Mi sa che l'hai tagliato però, Non mi credo. Rotto. Non mi sa di sì. Però non ha detto niente. Prova a metterlo là. Ripiglialo e prova a metterlo. Però si sta facendo anche le scintille. Secondo me non va. Quello deve essere un segnale che l'hai rotto. Tu dici? Sì. Ma non me lo dice. Vabbè, vediamo. Che palle, che però non si abbassa nemmeno, non fa un cazzo però. Prendi la batteria. Ah, scusami. Tanto non funzionerà. Sei convinto che non vada? Non lo so. Posso manco più tornare indietro così tanto. Sì, sì, puoi tornare indietro fino all'inizio del livello. Vabbè, ci ho provato. Mi cade sempre indietro. Secondo me l'hai tagliata ancora. No, sì, l'hai tagliata. Ma inventati un altro modo, c'hai 7000 modi. A me non mi piaceva questo qua. Cioè, se faccio così. Ah, giustamente ho rotto il coso, niente, li faccio la foto. No, hai rotto il teletrasporto, sì, perché l'hai coperto. Evidentemente là dietro. Là dietro. Se ti giri dall'altra parte dovrebbe andare. Poi non so esattamente che cosa vuoi ottenere perché è incomprensibile. Come è una cosa incomprensibile? Oh, adesso gli fai uno scivolo. Però è fighissimo comunque. Ti ho detto, perché puoi rompere tutto, cioè è veramente molto libero. Puoi fotografare il cazzo che ti pare, appiccicarle dove cazzo ti pare. Vedete se riesco a farlo. A creargli uno scivolo di qualche tipo. Sì. Secondo me è impossibile, perché là se metti un muro comunque è una struttura e ti regge la base. Sì. Ci riesci in nessun modo. Comunque puoi velocizzarlo. È il, come si chiama? Il rewind. Rewind. Sì, puoi andare alle milestone rapidamente, non mi ricordo. No, questo non c'entra un cazzo. Quando poi ci torni, così lo tagli, cioè lo tagli. Non perché ne vedi, purtroppo non ne ho vedi la prospettiva. Sì, devo farlo per forza dal lato in cui ma lo vedo. Fai tutto. Un'altra foto, ti inventi qualcos'altro. No, che voglio provare a vedere. Fai un buco, cioè fotografa il cielo, fai un buco in mezzo. No, così voglio capire se riesco a farlo.
No, fai, fai, torna indietro, voglio vedere. Torna indietro. You, no, you can. Dai, double tap. Ok. No. Vabbè, basta, faccio un altro qua. You can swap between photos. Voglio capire se riesco a farlo cadere senza dover rifotografare se stesso. Perché posso pure fare così. Poi lo metto semplicemente a terra. Prova. E cioè, c'è una colonna e poi come ci arrivi? Te, tu ci entri. Basta, lo faccio così. Esatto, così cade. Però vediamo se cade nel vuoto lì perché. Ah, che, perché cade. Prova. Cade dentro. Perché giustamente cade, che trippi, cade dentro se stesso. cioè, veramente è una figata. Cioè, più che altro è pensarlo, programmarlo. Cioè, no, cioè. Ti ho detto, infatti, quello che avevo fatto io. L'avevo è girato. È troppo figo. Cioè, veramente una roba di una figata incredibile, comunque. Io, per esempio, tu hai fatto questa cosa qua che era abbastanza ovvia, non ho fatto io, di fare un buco. Mentre io avevo. Mi ero costruito tutta una scala per scavalcare. Ci salti sopra lì sopra. Però sempre là non ci arrivi questa mai. Questa cosa. Fai doppio tap. Anche lì, fai un'altra foto. Cioè, tienti più spazio no, per ecco, l'aria, così, l'aria della faccio testa. Così. Prendi la batteria. Voglio vedere se posso andare, se riesco ad andare. Sì, ci arrivi. Vabbè, sei ecco. Ma stai caldo. Doppio, guarda. Doppio. Ce n'è un altro da, da pigliare. Altro. Ma è già lì, forse. Dov'è che era? Sicuro ce n'è bisogno di un altro. Cioè, sì. Guarda, due punti ci sono. Due lampadine. Minchia, Alessio, che rompi palle. Non so effettivamente dove era l'altra, mica l'avevo vista. Non lo so, adesso devi uscire da lì però. Perché fotografi il muro? Ti crei una passerella? Che non hai aria, ti devi tenere l'aria per la testa. Doppio, 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 cancella, cancella. Che dovresti fare sempre che allontanati a... quel corridoio lì. Sì, altrimenti. Ah, oppure scusami. Puoi, hanno ragione. Senza tornare indietro a cercarne un'altra. Fotografala e rigenerala. Posso? Perché no? Cioè, è definitivo, eh. Bravi ragazzi. Finisce qua. Purtroppo finisce. No, che fail. Però bel gioco, grande molto, gioco. Te l'ho detto, grande idea. Molto figo questo qua. Questo abbiamo detto quand'è che c'è? 18 luglio questo qua, andiamo a vedere, aspetta. Molto bello questo qui, molto bello. Viewfinder, aspettate che vi dico. No, ho aperto quello sbagliato. Quanto costa là? Sì, sì, ce lo dice. Pagina del negozio di Viewfinder, 18 luglio, confermo. Non c'è ancora il prezzo. Sì, ricordatevi che Pierpaolo non li paga nemmeno questi giochi. Mm. Gli vengono sbloccati tutto il catalogo di Steam. Non ce l'ho questo qua. Non c'è il prezzo. Chissà quanto uscirà. E Slaps and Beans l'avevamo visto a quanto esce. Ma per legge tu non lo puoi condividere quell'accanto, non lo puoi rivendere a qualcuno. Quanto lo potresti vendere secondo te? Quanto vale? Finito. Cioè, ah, invece Slaps and Beans? Ah no. 22 settembre 2023. 22 settembre, non c'è il prezzo. Strana sta cosa di fare i wishlist senza mai mettere i prezzi. Come mai, secondo te? È molto frequente su Steam. Non ho la più pallida idea. Per me Steam è incomprensibile. Ha un'interfaccia che dà arresto. Ma soprattutto perché a te dà fastidio il fatto della settimana di demo. Non so, esatto, ma ho letto una news da qualche parte che finalmente Steam rinnova la grafica, roba del genere. Sì, stato... adesso hanno cambiato tutta la grafica. È uguale a prima. No, la... non te la ricordi, è stracambiata, cioè... perché adesso è molto più leggibile, è molto più vicino a quella del Big Web. Picture, della versione Big Picture. Ma fa cagare uguale, è proprio una roba cagare, brutta. Sì, certo. Vabbè, cioè, quella... una roba brutta, gestita male. E dopo avevi detto, volevi fare House Flipper? Facciamo un House Flipper demo. Aspetta che carico House Flipper. Allora, full screen. Mi mette gli Oliver Onions in sottofondo? Non penso si possa, infatti secondo me già ce l'ho bloccato. Ma a Twitch questo, che cazzo gliene frega? Non si gioca in due. No, House Flipper non è quello che si spostano le case, le robe. Sì, si gioca da soli. Perché? Perché non l'ho inventato io sta cosa. No, poi le case, quello si fa la ristrutturazione. Ma sei sicuro che non sia un cooperativo? Sì. Sicuro al 100%? No, 100% no.
perché non ho senti che musica MIDI finta. Cioè comunque il tuo obiettivo è sempre andare lì a fare 4K. Certo. Perché? Perché ce l'abbiamo. Perché non lo dovrei fare? Spiegami. Perché spacchi tutto? Guarda, non compare più il gioco. Si vede soltanto lì. Ma lo vedete solo voi, ragazzi. Non si sa dove è finito. Si è spento il televisore. Cioè è uno schermo nero. Ma dove è finito? Sì, niente, ci mutano il VOD, però boh, cazzo. Ma dove è finito secondo VOD? Te? Non ne ho la più pallida idea. Sei tu che fai ste robe, che sei un coglione. Ma che cos'è che stai facendo? È comparso adesso, qua. Adesso lo puoi spostare di là. No, perché è... Ha spento il ha distrutto il televisore. Cioè, ma è incredibile. No, è riscomparso comunque. Ce l'hai là, però. Dai, ce l'hai lì. Aspetta, rimetto 1080p. Adesso è sparito OBS. Ma cosa stai facendo? Sto cercando di capire il TV che ha fatto. Prendi il gioco lì. È scomparso il TV. Non lo vedi che ha tipo spento il TV? Accendi il televisore che hai spento e mettici quella finestra. Ma non cambia un cazzo se metto questa è la finestra. Ti sembra una finestra? Dov'è il gioco? Non è la finestra tutto di base di Windows. Ha rotto tutto, non ragazzi. Non si sa che gli è successo al TV. Rotto. Adesso ho spento anche il monitor principale. Ma non si sa che ha fatto. Adesso è ricomparso. Lascia, non toccare più niente. Tanto è un giochino di merda. Non è che lo devi fare andare in 4K con l'FPS. L'S della FFS. La smetti? Oh, ma che cazzo vuoi? Esci da qua, esci! Ma la pianti di parlare? Esci! Ma non lo vedi che sei cretino? Esci dalle impostazioni! Esci dalle impostazioni! Piantala, non devo uscire in impostazioni. Fai un respiro, che sei cretino. E tu innaffiala. Vedi? Vedi? Guarda che non ce la fa, devi mettere ultra. In un gioco dove non c'è niente di ultra. Come non c'è niente di ultra? Niente c'è di ultra. Pieno di settaggi, quindi vuol dire che ce l'ha. Ah, un cottage di montagna. Hello Flipper. Stai per giocare House Flipper 2 demo. Perché non salta? Follow non the quest funziona. Line e trasformare a... Quindi devi fare la quest line, eh? Ma devi giocare col mouse? No, no. Guarda che sei riuscito a farlo scattare, incredibile. Ragazzi, è incredibile. È incredibile. Muoviti, mi muovo. Guarda. Guarda, guardalo. Così, guarda. Vabbè, chiaramente ha un problema. Questa è un po' meglio. Vabbè, ma chiaramente. Ascolta, questo è un po' meglio di come ho giocato io Invincible sul mio computer. Vabbè, ma chiaramente. Perché si muoveva così. C'è chiaramente un problema. Si muoveva così, ma non aveva le texture. Cos'è che vibra? È il telefono, Ale. Di chi? È il tuo, telefono. Non è il mio telefono. No, c'è un problema con la tecnologia dell'isola. Oh. Vabbè, ma cioè, ho capito, ma che problema ha questo gioco? Non lo so. Allora. Ma non li posso raccogliere? No, li puoi solo leggere. Oppure li puoi prendere, sì. Devi tenere premuto RT. RT. Ecco. E però lo sposto. Certo, puoi mettere dove ti pare. Ah, è Tom Marino, tra l'altro, lui. È mostruoso, vabbè, ma chiaramente c'è un problema di ottimizzazione di qualche tipo, non dovrebbe girare in questo modo terrificante. E poi? Poi che? Insegnami, dimmi cosa devo fare. Niente, te l'ha detto? Non mi ha detto niente. Devi andare lì a casa, c'è l'interrogativo, punto esclamativo. Leva sto cacoso. Guarda, non l'ha messo. Tasto grilletto sinistro. Ti fa vedere quello che hai, lo vedi? Ma se non... Leggiamo prima che cosa devo fare, voglio un obiettivo. Se non ho un obiettivo, cosa mi interessa sapere che cosa ho in tasca? I tasche ce l'hai con Select, Alessio. Select. Eccoli qua, vedi? Ci sono delle macchie. 9 macchie. Tipo queste qua. Qua devo pittare. Sì, ma fai quelli più semplici di task. Devi togliere le assi, vedi? No, il task, Select. Vedi, devi prendere 5 assi. Tipo qua, devo staccare queste? Mm-hmm. Con cosa? Trigger destro. No, trigger destro. E dove me la metto? Nel culo. Filatela nel culo questa. Come faccio a prenderla per me? Nel culo. Open.
No, quello è aperto la finestra. No, sì. No, te la devi mettere dentro di te. non c'è un tasto. Mi piacerebbe molto, ma non c'è un tasto. Metti B, però spinge B. E la rimette a posto. No. Allora, appoggiala per terra, la stacchi e la appoggi per terra. Ma, l'obiettivo è semplicemente tirarle via e portarle sì, via? Sì. No, dovresti vendere in realtà. A chi? È rosso però. È rosso? Eccolo. Eh no, guarda i task. Aspetta, se è migliorato? No, i task. I task. 8-9. Vedi, è tutte le robe che devi vendere. State. Vendi questa roba. Come fai a venderli? Spingi sull'asse. Vendile. Forse... lo store. Guarda, c'è store. Rispingi task. RB. C'è lo strobo. E cosa devo fare? Vendere. Ma devo averlo per venderlo, non ce l'ho. Allora, fatemi vedere. E per vendere devi selezionare il secondo strumento dalla ruota, Alessio. Il flipper tool? Certo, quello per vendere. Sì, quello è il tool, quello di flipper, quello ti fa vendere. Guarda, mettilo, vedi, sell. Vendi l'asse. No, l'asse. Vai. Ho venduto? Sì. Ma quindi però allora posso venderlo direttamente al muro? Sì. Vai, vendi il tutto. No, quello a terra, cioè quello a terreno. Cosa faccio? Vendo tutta la casa? No, non devi vendere tutta la casa, dice lui. Vendi il terreno. No, non i cornetti, l'asse. Come si torna ai task? Task è sempre selectale. No, lo sto facendo adesso. Non fa più. Sinistro. Due ne devo ancora vendere. Tipo questa? Sì. Ma che devi vendere tutto? Devi vendere tutto. Tutto vendibile. Devi vendere tutto, Ale. Questo non si vende. La pattume manco non si vende. Manco ci leggono. Giusto se scrivi TV, dire il TV è cacofobia. Ma si dice il TV. Sono appena 20 minuti che non ci cagano. Ma che stai dicendo? Sto leggendo tutto. In questo modo adesso vendo tutta la casa. Esatto, devi vendere tutto. Tutta la roba fuori. Vendi tutta l'immondizia fuori. Devi vendere tutto, perché capito? È una casa in vendita, quindi devi vendere tutto. E vi stiamo leggendo, ragazzi. No, scusami. Come, c'è non stato puoi un sondaggio. Non puoi controllare la chat in qualche modo. Sto guardando la chat. Non stanno scrivendo, non c'è nessuno. Ma non puoi controllare la chat? Cioè, andare su e giù della chat senza darmi problemi? Non lo so, ma dovresti vendere tutto. Però. Sto Flipper vendendo tutto. Sense. Guarda, sto vendendo anche l'edera. Flipper Sense, Ale. Cosa? Prova a vedere cos'è Flipper Sense. Dimmi il pulsante R qual è. Prova l'analogico destro. Non so cosa sia Flipper Sense. No, forse spingi R lì, mi fa vedere tutta la roba vendibile. Ah no, RB Flipper Sense. Vabbè. Allora, ti devo mandare richiesta su Battle.net, mi ha ignorato. Sì, Alex, perché mi hai fatto la richiesta senza il nome reale. Io accetto solo quelli che mi fanno richiesta col nome reale. Scusami, però mi metto a vendere la roba che mi serve per il TV per se lavorare. Parla parecchio. Mi metto a vendere la roba, mi serve per lavorare. Anche i sacchi del cemento che mi servono per lavorare. Ma sì, non ti serve per lavorare. Che cazzo di fare? Devi cementare. Cosa ne sai? Devi vendere tutto. Ma cosa vuol dire che devo vendere tutto? Sì, probabilmente secondo me non è stato ottimizzato il gioco. Sì, col fatto che avevo messo 4K, secondo me esplode. Sì, confermo. L'acquisizione di Activision è stata fatta, ragazzi. Perché? Cos'è? No. È stata fatta. No. Ah, non mi trovo se è stata fatta. Poi fatemi vedere. Cioè, vendo anche la scaffalatura a questo punto. Certo, anche lo scaffolding. Tutto. Ah, devi vendere ancora 37 cose. Lei c'è scritto. Ho venduto tutto, però non c'è più niente da vendere. Entro in casa a vendere la roba della casa. Era persino più coinvolgente il primo gioco di Bad. Flipper Sense e gli oggetti che puoi vendere sono mostrati con delle linee brutte che si muovono. Abilita Flipper Sense. Ecco. Vedi? Scatta ancora di più. Vendi tutto. Sto vendendo tutto. Però non me lo tiene il Flipper Sense. No, appena certo, faccio così, è il senso di Flipper. No, me l'ha messo. Allora. Ma dopo un po' va via. A quanto la fai l'edera, chiedevano? Il senso di ragno. Hanno già giocato a The Invincible? No, Alessio non mi ci vuole far giocare. Ha detto che la demo fa schifo. No, la poi sia il demo, se la demo che il gioco fanno schifo. Ha detto Alessio. No, il gioco ha detto che ha una grande atmosfera. Il gioco probabilmente farà schifo. Vedi? Però l'atmosfera è fantastica. Anzi, dopo ce l'abbiamo. Ce la facciamo. Certo, tutto. Allora lo facciamo. Cioè, in realtà. Sei un po' lento a vedere. Cioè, quella cosa lì di essere in un pianeta sconosciuto te la. Costruisce bene. Benissimo. Vedi? Qual è lo scopo di questo gioco? Vendere tutto.
Però anche in questo Alessio non è il massimo, perché a lui l'idea di vendere gli dà un po' fastidio. No, perché è tutta roba che ha ancora valore d'uso, perché venderla? Le mattonelle non me le fa vendere. Il sifone perché non hai venduto? Non me lo fa vendere. Ma come no? Guarda. Come mai? Non lo so, perché è attaccato. Forse devi ancora smontarlo. Lo devo smontare. Sì. Prova a smontarlo? Smonta il sifone. Sfidalo. Sai come fai con l'idraulica? Ce l'ho un cacciavite, no? C'è un martello. Cos'è però quello là in alto a destra? Quello. Questo no, qua? Quello a destra. Sacchetto del pattume. Ah, devi raccogliere l'immondizia. Quella a destra invece? Perché lo vuoi spaccare? Non me lo fa spaccare però. Non fa niente. No, certo. Demolishing. No. No, qui no. Qui no. Perché no? Vedi, stai spaccando. Sì, vabbè, ma perché fai questa cosa? Perché così creo robe da vendere, no? Ma che cosa stai creando da vendere? Non lo so. Un cacciavite per togliere il termosifone. Sì, questa è la competenza di Alessio nelle cose di casa. Tu li sfidi tutti. Datemi un cacciavite e vi smonterò il mondo. Qui non si smonta niente. Dove sei andato? Non lo so. Ma non capisco, perché stai rompendo tutto? Stacca il termosifone, Alessio. L'unico che non mi fa È perché hai sbagliato lo strumento? Lo strumentopolo? Ma questo cos'è per costruire? Sì, quell'altro? No, quello Finishes. Dopo? Smart home? No. Cioè... No, quella la spazzola che cos'è? Cleaning. Allora, fammi raccogliere tipo, raccogliere il pattume. Vai. Infatti hai venduto roba che non aveva senso. Ma che stai facendo? No, che lo fai? Lo genera lui. Ma no, raccogli più roba. Sì, ma l'ha generato lui quando sei riempito. Non l'ha generato perché l'hai lanciato. Hold RT. Perché l'hai lanciato. No, Alessio. Guarda, faccio così, lo prendo. No. L'ho preso, però no. Ce n'è un altro. Ma no. Cosa faccio? Carry? RT? No, ma qual no, è Carry, RT questo qua? Sì, sempre quello là. Quindi cosa devo fare? Siamo ripartiti, eccolo. Devi fare l'immondizia, raccogli l'immondizia. Vedi prima di tutto quella cosa lì che serve. No, il punto esclamativo, a che serve? Quale punto esclamativo? A sinistra, è un punto esclamativo. Cioè, scomparso, c'è un punto esclamativo. Quello lì, che serve? No. È scomparso. Ma scompare perché non ci interagisci in tempo. Vai, vai, corri! LT, LT. Ce n'è un altro là. LT? LT, 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 LT,
qualcosa, vedi? Flipper Sense, Old Start Finishing. Oh, fai... Stai a mettere, capito? La il preparazione stai mettendo. La preparazione H? Sì. Ma dopo che hai fatto... Perché però fai questo qua? Non lo so perché... Ma poi perché così tanto vicino? Lo vedi che non è realistico l'uso? Ha il braccio più lungo dell'universo lui, eh. Ma perché lo fai così? Non lo so. Niente. I punti esclamativi sono perché dovete leggere i libri con le istruzioni. Ma infatti adesso non sta facendo niente, sta giocando malissimo. Ma che malissimo, sto pulendo la casa. Ma cioè, quando ho finito non esiste più la casa? Certo, no, esiste una casa ristrutturata. Prima devi levare tutta l'immondizia e poi costruisci la casa. Cioè la devo rifare tutta la casa? Certo. Ma che cazzo di lavoro è? Una persona per ristrutturare un'intera casa? Ti sembra una roba normale? Vabbè, cioè, se andavo tutto tu male, sì. Tu che hai ristrutturato dice casa. Dice che il gatto sul tubo è un pro di questo gioco. Non avevo dubbi. Lui e io, Toby. Ma lo vedi che non stai facendo niente? Ma serve questa cosa? No, per... infatti, perché zero di... Poi è bello che sono a 0 di 36 comunque. Ma infatti, perché stai facendo questa roba? Vabbè, dovresti finirlo comunque, c'era scritto sotto. Vedi? Setup Finishing Borders. RT. Sì. Cioè? Stop finishing, no, è quello lì, setup. Ma... Ah, ok. E poi dopo ti muovi e poi molli, release RT per finire. Adesso facci le piastrelle. Vado dentro le piastrelle. No, devi... quella è la preparazione per attaccarci le piastrelle, Ale. Sei sicuro? Ma certo, al 100%, non hai mai ristrutturato in vita tua. No. Vai, metti le piastrelle adesso. Quali piastrelle? Non so, ma vedi i building. Vacuuming. No, no, vacuuming è quello che aspira tutto. Sì, però dobbiamo avere dei... Prova il costruzione, il muro. Cosa costruisco? Un muro davanti al muro? Vedi se ti dà delle piastrelle. No, questo fa solo i foratini. No, allora forse devi comprare le piastrelle.
No, allora Alessio, questo stai facendo un muro. Lo vuoi? Cioè, fa una mensola. A parte chi è che fa la mensola di mattoni? Cioè, sei l'unico sulla faccia. Che cosa stai facendo? Ma che cazzo stai a fare? Un bar. Che cos'è sta roba? È un bar. Dà valore alla casa, eh. Adesso capisco perché non l'hai fatto il muratore, comunque, eh? Ma che stai facendo? Perché questo qua è un po' più lungo, è un po' più largo. Ma Alessio, che stai facendo? Il caminetto. Dove vado? Non lo so, smonta quella roba che hai fatto e fai le piastrelle. La smonto? Ma certo, Ale, che cazzo hai fatto? Due buchi messi lì. Dai, e fai le piastrelle. Però sto facendo pattume così. Produco pattume. Sì, era abusiva, ragazzi, stava a fare proprio una roba no comment. Distruggo anche le finestre? No. No, le finestre no. Posso metti le piastrelle. Volevo distruggere questo cartone qui che mi ha messo. Raccoglie nell'immondizia, quel trash questo. Più sono ricchi, più sono rincoglioniti, è vero, è vero. Piane, no, devo rifare il cappotto di casa, posso chiamare te? Prendilo col secchietto, sei con Lens, devi mettere le garbage. Cambia? Sto pensando. Vai, perfetto. Adesso raccoglilo. Ok. Lo posso buttare via? Ci butta tutto. Questi no, ti servono, libri. Quelli libri. Li devi leggere per Diana. Vedi come si fanno le superfici. Ecco. Ma lo so fare per no, non l'hai fatto. Hai fatto la merda. Devi fare come i capestrelli. Ci arriviamo. Fammi buttare via il pattume. Vabbè, prima. Niente. Cioè, facciamo una cosa per volta. Cioè, tu no, il pattume è alla fine. Allora facciamo. Chiudi. RT. Ok. Mi fai vedere? Che cos'è questo? Un altro sacchetto. La mano, voglio la mano. Vai a leggere il libro. No, non mi far leggere i libri. Questo delle superfici. No, no. Questo. Ah. Allora, lay down some surface clue. Esatto, quello che abbiamo messo. 94 serate di alfa, ok. Press RT on the water, ok. Motor di un prodotto, ok. Voi là. Now you can play glue, ok. Cioè, ora compra, vedi, nello store. Compra, esci. Vai nello store. No, nello store. Sinistro. Select store. Ok, compra le piastrelle. No, accessori bathroom fixtures. No. Qua no. Strumenti di costruzione. Surface finishes. Come guarda, lo facciamo? Fai questo qua, lo spigato. Questo qua che è molto quello sotto, lo spigato complesso. Vai. A muro? Sì, certo. Da esterno, è bellissimo. Seleziona. No, facciamo una roba catalana. No. No, questo, l'ho spiegato questo qua. Ha spiegato. Perfetto, metti un colore più non piacevole. Non c'è nessun colore. Come no, ci sarà di sicuro. Cioè non posso fare niente, vai. Perché forse dopo lo pitto. Ah, dopo forse lo pitto. Sì, va. No, impossibile, sono piastrelle, non le puoi pitturare. Compro? Quante ne compro? Sì, beh. Devo cambiare qua, c'ho zero soldi però. No, c'è 33.000 dollari. Ecco, vai. Devi farlo bene, ricordati lo spiegato è il punto di partenza. Ma intanto non posso sbagliare. Come no? Certo, perché poi si deve incastrare tutto correttamente. C'è un legno lì. Evidentemente non l'hai tolto. Parti dal centro perché l'ho spiegato e dal punto centrale deve andare verso fuori. Quindi fallo bene. Ti piace? Molto. L'ho spiegato, è proprio sempre un gran fascino. Cioè, hai fatto un celeste più da vedi, casa di campagna? Devo fare il buco, devo fare il mare. Buco. Devo fare il buco. Dopo lo pittiamo. C'era la lista da scrollare, diceva, delle piastrelle. Non si possono pitturare le piastrelle adesso. Posso fare degli inserti di piastrellamento diversi? Sì, però devi prima mettere il resto della colla. Quindi così, poi così. Sì, poi dice che era così. Pieno di colori, eh? Pieno di colori. Adesso proviamo. Non rompano il cazzo. Diano le indicazioni senza rompere il cazzo. Queste dove l'hanno preso? Da Invato, immagino, queste canzoni, no? Può essere. C'è questo odore di poké che mi fa venire il vomito. E poi c'era lì vicino quello col tuo coso. Con la marcio. Roba morta. Gli animali morti. Ma dove vedi che ne hai lasciato uno vuoto? Vedi che lasci dei buchi? Ma che cazzo di piastrellista sei? Sto pensando a Pac-Man. Ah, lì, quell'asse di legno lì, perché rimane lì, secondo te?
La devo distruggere? Con un altro metodo? La devi togliere, l'asse di legno. Hai lasciato tutto non piastrellato, eh? Non senza la colla da... Esatto, è piastrella. Non ci arrivo più in là di là. Vai, l'ultimo pezzo e ti è rimasto. Ok. Poi lì com'era l'asse? Come lasso l'asse? Come lasso l'asse? Con la no, era flipper, la col flipper, col flipper. Posso vendere il tavolino, sì. Mi cavo dal cazzo anche la sedia, via l'edera. Poi mettiamo scusa, il legno del questo pu... Cioè qui dovrei pulire con questo? No, sì, l'avrei rifatto il legno onestamente, però va bene. Ma un po' dovremmo risparmiare, no? Ci abbiamo i soldi per fare un palazzo? Sì, devo dire la verità, non è male questo patio. Però fai anche le scale con lo stesso stile. No, no, oi. Anche il patio, hai lasciato delle schifezze, Alessio. Dall'altro lato hai fatto anche l'angolo, fai pure questo che mi sto triggerando. Basta, qui siamo sì, a posto. Sì, ma hai fatto bene, pulito e pulito. E la scala come la volevi? Falla. Fai la stessa asse di legno dell'interno. Come faccio? Del patio. Come faccio? Compra, vai nello store. Esatto. Guarda se hai del legno. Qualcosa esterno, secondo me, un noce può andare. Quindi che bene. Cosa devo fare? Verde? No. No, non devi pitturare. Non devi pitturare. Perché la pianta, cioè la pittura, cosa c'entra? Perché uccide le piante. Ho rotto qualcosa. No, store. Metti dall'imbuto. Qua compri i bambini? Sì. C'è lo store dei bambini? No, secondo me è la camera dei bambini. Metti l'imbuto. Ecco. Metti... Patio, vai, bravo. Ok. Ok, poi? Lì sono ancora, probabilmente era per scegliere... Clear filters, con che pulsante? Se analogico sinistro. Ok, adesso seleziona patio. A. No, A. Ok. A. B. B. No, troppo B. Select. chiudi filtro. Cosa stiamo cercando? No. Esatto, stavi sbagliando. No, items. No, non è items. No environment. È sempre finishes. Environment. È sempre finishes. Allora metti la casa. È sempre finishes. Metti la casa. Ho messo la casa. No, sopra casa. Ecco. È sempre finishes. No, stai sbagliando qualcosa, Alessio. Perché non c'ho i filtri. Devo... segare i filtri. Poi andare sui finishes. Questo che cos'era? Plant. Ma in building, sta qua, deve stare. No, è dentro building. Quello là, no, è building. Questo è parte del building. Metti installation. No, qua, no, no, surface finishes. Però queste sono tutte ceramiche. No, queste sono tutte piastrellate. Installation. Perché magari vuoi il parquet? Non so se è un parquet. Perché per forza. Questi sono parquet, vedi? Questi sono dei parquet. Sì, mettiamo un parquet. Metti il parquet chiaro, guarda. Prova a mettere questo sotto. Esatto. Questo? Sì, proviamo. Sì, vai. Ma cambia il colore? Non si può effettivamente. No, non è che non si può, non lo so. X. Vai. Non me lo farà mai mettere. Fatemi. No, perché sono pannellature da muro queste. No. Devi mettere il terreno. Tac. Allora, senti cosa dico in chat. No, stanno dicendo. Allora, non so, è venuto a scrivere uno sviluppatore che dice: sto lavorando su un puzzle game con un bastone che ama con un cane che ama i bastoni lunghi. Dice: hi there, sorry for the English. Sto lavorando su un cozy puzzle game riguardante un cane che ama bastoni lunghi, chiamato Stick to the Plan. Abbiamo una demo sullo Steam Fest, se lo vuoi controllare. Andiamolo a controllare. Dicono di fare l'angolo 1 e... L'angolo 1 cosa vuol dire? Uno devi fare l'angolo, no, devi mettere il
il pavimento. Poi c'è, ci sei tu da una parte, c'è l'odore di morte dall'altra. Mi sta venendo veramente la nausea, sto per vomitare. Metti il pannello a terra. Ma sei tu che hai voluto mangiare sta merda, non sono io che l'ho preso. Mi viene da vomitare, ragazzi. Metti cosa metto? I pavimenti. Pavimenti, cioè, dimmi come. Ma tanto, ma c'è l'italiano? Cerca pavement. C'è la ricerca, la vedi? Vai, clicca. Pavement. Floor. Dici che floor? Floor. Isleboro? No, niente. No. Come si mette? Non è pavement. No. Secondo me non è possibile, non c'è. Posso provare prima a distruggerla? Ma che cambia? Devi mettere il pavimento, che c'entra? No, devo distruggere la scala per costruire la scala del materiale. Oh. Tu non ci metti le mattonelle. Allora finisci di fare lo spiegato, per favore. Aspetta, volevo provare solo per vedere se si distrugge. Guarda, non si distrugge neanche. Te la devi tenere così la scala, non c'è cazzo da fare. Ma devi vendere la scala, ovviamente. Fai quello, per favore. Non cosa? Finisci lo spiegato. Ok. Finisci il cazzo come? Di spigato. Come prima? No. Allora, vai su il martello. Surface finishes, questo. Eccolo lì. Vai. Hai fatto tutto bianco, quindi ormai finisci lo bianco. Vai. Cioè, però c'è, cioè, veramente. Sto veramente male. Se puoi smetterla, cioè, sei. Secondo te? Una specie di ciminiera che continua a gorgogliare. Secondo te? Cioè, secondo te? Mamma mia. Secondo te? Sì. Quell'ultimo elemento è portante e non lo dovevo, non lo posso fare? O è no, perché devi non fare, l'ho pulito? Devi fare l'angolo, come dicevo però prima. Però aspetto. Non lo so, piastrella intanto. A te piace questa roba qua? Come se avere come avere un bagno all'esterno. No, come fa avere, schifo, infatti. Come avere un pavimento sul muro. Cioè. Fa cagare, infatti. Fa merda perché devi fare un celeste, una cosa da mare. È una casa al mare. Cioè, infatti devi fare una cosa... Ma dov'è il mare? A sinistra. È tutto mare a sinistra. No, a sinistra c'è il pesce morto. Quello c'è il mare. No, sto per vomitare mare. Io comunque. Per me è un'intossicazione alimentare, cioè... Sento proprio la nausea che sta emergendo. Guarda a sinistra, c'è tutto il mare. Posso vomitare qua? No, vai in caso in bagno. Guarda tutto il mare a sinistra, lo vedi? È una casa al mare, devi fa. Sì, ma chiaramente... Come dicono giustamente, così puoi pisciare anche fuori. Però con i piedi al muro. Perché lì? Perché quello lì c'ha... Perché hai sbagliato. Cioè? Hai fatto male la colla, cazzo. Ma perché funziona? Perché no, hai fatto male la colla, l'hai messa male. Cambia immediatamente. Ma è già a posto. Cambia immediatamente, la rifai il passaggio con la colla. Dice che allora, alla ruota dice che sua sorella settimana scorsa ha preso la sgombroide. Cazzo è la sgombroide? No, hai sbagliato qualcosa qua, Alessio. Lo vedi che te lo fa a cubettini? Ma ti ho detto, non dipende da me. Sì, come mi no, stai facendo buttare via soldi. Allora, stai facendo qualcosa di sbagliato. Sto facendo esattamente quello che ho fatto in tutto il resto. Ma è nato, lì hai fatto qualcosa, un piastrellato strano. Perché è come se avessi messo una base piastrella. Non c'entra sì, niente. Sì, hai messo qualcosa. Lava, avrai sbagliato qualcosa. Setup finishing borders. È sempre RT. No, hai sbagliato qualcosa, Alessio. Cioè, hai chiaramente sbagliato qualcosa. Vabbè, teniamocelo così, ma hai chiaramente sbagliato qualcosa qua. Peccato, rimetti la piastrella, però tutta sbagliata. Ecco fatto. Vedi? Come hai fatto? Era il flipper senso. Infatti, metti la piastrella. Mi hai fatto buttare via soldi. Metti il piastrello. Quando è che ho comprato quello sbagliato? Cambia la piastrella, ma dai, quando è che ho comprato quello sbagliato? Dai, però. Quando è che è cambiato? Dai, ma sei ma tu devi che hai rifare spinto la qualcosa? Piastrella, devi rifare la colla. Hai spinto qualcosa? No, non ho spinto un cazzo. Spingici da solo perché sei un vecchio. Devi rifare la colla lì. E poi continui a mettere in quadrati. Che cazzo sono? Dopo li tiriamo via, così sei contento.
chiaramente lì c'è qualcosa di ha detto Gamago che se non fai l'angolo si mette in macchina e viene a Terni. Mi devi dire l'angolo di quello cosa? Sbagliato a destra. Aspetta, qui devo smontare la devi piastrellare, esatto, dispiastrellare la piastrella. Poi vado nello store, ricompro vai quelle piastrellate piastrellami. Perfetto, hai sbagliato tutto? Non ho sbagliato niente, perché faccio così. Ah, vabbè, perfetto. Adesso chiudi la porta e fai l'angolo. Dov'è che hai sbagliato? L'angolo! L'angolo! Lo vedi che c'è un angolo, non è piastrellato? Questo qua! No. Questo qua. Esatto. No, ma quello non me lo fa tirare via. Ma che dici? Di là l'hai tolto. Sei sicuro? Certo, di là l'hai tolto. Ma a me piaceva però così. No, fa schifo. Ad angolo. Allora cioè fallo di là. Esatto. Fallo anche di là. Però lo facciamo di un altro materiale, se vuoi. No, allora, però o ci metti tutto piastrella o di là ci metti l'asse. No, lo rimettiamo. Vai, allora vai. Piastrella qua e metti l'asse. Piastrella qua. Perché comunque mi piace qualcosa che faccia l'angolo. Allora di là vai a fare l'angolo. Qua, vedi? Fallo anche qua, allora. Dove lo compro? E prima, floor, quello lì che ci serve. Quell'asse bianca, stava sopra. Sopra che cosa? Era sotto, sotto. No, 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 non era fra le ceramiche di Herringbone. No, 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 che stai facendo? Prova a scorrere. Eccolo, eccolo, eccolo. Secondo me è il bianco, guarda questo bianco. Questo qua? Sì. Sei sicuro? No. No, devo rifare. Certo, devi piastrellare. Che palle! Ok, poi shop, vai. Non è chiaramente questo. Non è chiaramente questo. Guarda a vedere quella che è. Vai a vederlo di là com'era. È più, no, più giallo. Scuro. Ma ce l'abbiamo lì anche, guarda, ce l'abbiamo lì. Prendilo più scuro allora. Così, questo qui? Forse il secondo, non è il secondo? Alessio. Sto per vomitare. Ho capito, però lei è intollerabile. Però io ti sto vicino. Cioè, non sei solo a casa. Cioè, non può essere un rutto, una scoreggia continua. Perché comunque, cioè... Non sto scoreggiando. Sì, Ale, cioè... È da quando sei seduto. È questo secondo te? Non lo so, però adesso ma guarda che è un altro materiale. Sono concentrato su te che rutti e scoreggi. È un altro materiale. Ma scusa. Allora falla anche di là. No, esatto. Se ti piace l'angolo, no, ma sì, angolizza anche di là. Mi piace l'angolo, ok? Mi piace l'angolo. Ma non questo. Scegli un angolo... A questo punto. E io avrei fatto quel bianco lì che hai fatto per prima. L'asse di legno bianco. Questo qua. Esatto. Ma non è un asse di legno, è chiaramente un marmo. No, un legno. Ma che è un marmo? Che cazzo dici? C'è anche scritto. Painted wood. Quello bianco, però io volevo. Cioè, io fare. Lo volevo fare scuro. E allora fallo uno scuro se ti piace di più. Così? O caldo, un po' più caldo? No, caldo, sì, nel secondo. Il secondo. Questo? Esatto, sì. Beh, questo per dai, te è questo scuro. Questo qua sia un rovere naturale, dai. Rovere naturale. Che cazzo ridi? È vero, è un rovere naturale. Devi spiastrellare. No, mi ha tolto... Certo, perché prima devi piastrellare. Devo piastrellare. Quindi per piastrellare spingo questo e poi questo. Bravo, vai. Perfetto, adesso prendi... Shop. X. Questo. X. E poi questo. Comunque tu veramente hai dei problemi a capire che cos'è il pavimento, che cos'è un muro. No, perché mettiamo, ma tu volevi mettere l'asse di legno? Ma perché mettiamo il parquet di ma un infatti, pavimento? Ma sei tu che volevi ma fare no, l'angolo? Ma infatti, io ho detto fallo di piastrella. Ma lo vorrei fare qualcosa io ti ho detto in ma cemento. Inizialmente fallo di piastrella. Lo voglio fare in e cemento. E tu hai detto no, io voglio l'angolo che stacca. Voglio il cemento. Cioè, e ma usa questo, il ma cemento. Sono due pavimenti. Che cazzo di cemento usi? Ma perché usi il cemento? Che cazzo significa? Ci sarà qualche materiale. E cosa cementi? Cosa fai? Fa una colata di cemento? Cosa fai? Marmo. Bello, il marmo esterno con l'angolo. C'è un'altra... di marmo. Cioè, no, un'altra piastrella qua. Se io volevo le piastrelle del cazzo. Abbiamo un blackwood, pane, wood. Sono sempre legni. Cioè, è il muro dei mattoni. E metti il cazzo di motturo di mattoni. Cioè, fai quello che vuoi. A me fa vomitare. Io avrei finito col piastrellato, infatti. Bro. Com'è se quello che ci ha scritto sono il tipo che ha fatto il gioco del cane e quello del doggo?
No, no, non era lui, perché Stick to the Man no. No, ma non è Stick to the Man, non c'entra niente. Stick to the Dog, ha detto. Che non è Stick to the Man, ma è un altro gioco. Ma non è neanche Cory, la Cory Barlog. Dai, abbiamo 2 minuti e poi proviamo Invincible per chiudere, eh? Bello. Basta, sembra la grotta della merda. Bellissimo. Mettiamo ste mattonelle del bagno. Poi ci mettiamo il forno, già mettiamo che ci sei. Bello, che bella scelta, complimenti. Bel gusto. Ecco, io questo gioco qua probabilmente non ci giocherei neanche sotto tortura. Addirittura? Se non fosse... sì. Mettiamo ste cazzo de mattonelle che mai ieri rotto siete stati invitati alla prima di Mission Impossible 7 a Roma. No, non noi. A me e Tom aveva chiamato. Ah, sì? Sì. E che t'ha detto? Mi ha detto... Guarda che vieni, mi ha detto, vuoi venire? Io ho detto, c'è un po' caldo. E dice, lei ha detto, vuoi venire nel senso, Tom, ti faccio venire. Tom ha detto, c'hai ragione, mi sono presentato con la giacca e il panciotto in Piazza di Spagna, facevo i vermi. Che schifo. E gli ho detto, soltanto se ci buttiamo dal paracadute, mi ha detto che non era previsto. No, del genere, non ho detto sto cazzo. Fai l'angolo? Sì. L'hai vista tra l'altro tutto il dibattito che si è incazzato col presidente? Io manco pensavo ci fosse un presidente dell'IMAX. Ma che cos'è? È il presidente dell'IMAX. Ah, perché gli hanno messo Nolan. Esatto, ma cioè, tu sapevi che c'era un presidente dell'IMAX? Beh, è una società... solo un presidente dell'IMAX? No, ma, sarà un... Ma il presidente dell'IMAX sì, ha parlato. È una società IMAX, no? Come dire, quindi il presidente dello schermo. Il CEO. No, salve, nella sono il tua presidente testa. Dello schermo. Cioè, se la società si chiama IMAX. Che io posso fare il presidente dello schermo dell'UCI Cinema. Se la società si chiama IMAX, il presidente dello schermo dell'UCI Cinema. Non c'è niente di strano, perché non è il presidente dello schermo, è presidente di una cazzo di società. Ho capito, ma che discorso è? Cioè, ma chi è il ecco, abbiamo piastrellato allora, un muro, sei contento? Scendi la scala, cioè, guarda che cazzo di effetto. Ci andrei a pisciare, veramente. Cioè, veramente, una roba no comment. Ma scusa, se ci metti una bella porta in noce. Ma non la posso smontare, la porta? Come cosa la smonto? Successo? Come la vendo la porta? Aspetta che è successo qualcosa alla telecamera. Si è staccata anche la telecamera, ragazzi. Io ti farei vedere Jacopo. Come attaccate i cavi? Jacopo che attacca i cavi delle telecamere. Ah, cioè non aveva attaccato la presa di corrente. Ma loro ci continuano a sentire? Non so smontare. Ragazzi, come la smonto la porta? Come la smonto la porta? Non ha attaccato niente? Ragazzi, come si smontano le porte? Anche se non vedete il gioco, mi dite come si smontano le porte? LB. Come si smontano le porte, ragazzi? Come si smontano le porte, ragazzi? Il cacciavite è anche per la porta, non c'è il cacciavite, purtroppo. Dai, esci, facciamo Invincible per chiudere, Poi è troppo tardi, non puoi... No, vai, tanto dura 10 minuti. È molto bello questo comunque, Sì, non vedo l'ora di giocarlo. Che schifo, ma riesce a essere sudato anche con questo, Wishlistatelo, cioè, ragazzi. Riesce a essere sudato anche con questo. Wishlistatelo su Steam. Tanto guarda, è fatto in modo tale che non puoi uscire, guarda. Quit. Guarda quit. Per intanto che cazzo rage di panni potevi fare. Rage quit. Tu niente. Le avresti messe, le mattonelle per terra, le avresti messe al muro fuori. Tutto rotto, ragazzi. Tutto rotto. Invincible. Questo grande atmosfera, Sì. Ragazzi, carichi. Scusa, questo è uno dei primi giochi in Unreal Engine 5. Almeno sul mio computer non si notava molto. Ah, no? Sul mio computer no. Ti dice anche il dottor Commodore che devi andare in ferie, Ah, non vi preoccupate che vi prendo alla lettera. Il dottor Commodore è... Sì, è... Tommaso. Felici. Perché fai cosa? Felici. Cioè, hai rirotto lo schermo? Felici. Tra parentesi, mi ha invitato 100.000 volte sua moglie. Ma perché? Perché ti invita la moglie di Tommaso? Perché andiamo molto d'accordo, ci sentiamo spesso. Te e la moglie vi sentite sempre, ma Tommaso lo sa. No, non la sento lei. Però quando ci siamo sentiti mi ha detto quando è che vieni. Tu devi sempre la stessa cosa, sempre del venire. C'è sempre di mezzo il venire. Lei è carinissima, infatti lui ha vinto il Ternallotto proprio. Addirittura? Sì, assolutamente. Proprio quando dici vincere il terno, anzi la tombola al lotto, ha vinto Blackjack al lotto. Ma perché? Alla fumare la paglia no. Perché dici questo? È carinissima lei, nei modi, è solare, è brillante.
Ragazzi, una mezz'oretta e vi passiamo il gioco, ma probabilmente loro già lo vedono. Mettilo, 7000 per Epic, tutto Epic, mi raccomando, tutto Epic, in 4K. Poi a me era partito in russo. È stato abbastanza complesso. Ma perché l'hai fatto sempre con le scene delle russe? No, perché che non lo so, perché è partito in russo, dovuto, o almeno qualsiasi lingua fosse dell'est Europa, non ne ho più pallida idea. Certo, sono tutti uguali, no? Esatto. Ed è stato abbastanza complesso riuscire a risalire a come cazzo cambiare la lingua. Perché suona? Perché suona? Perché suona? Loro sentono il suono? Certo. Perché ti sei scollegato da Steam e ti sei ricollegato? Non so che sta facendo Steam. Ragazzi, viva il PC, viva Windows. E Pierpaolo rompe il cazzo. Vedrete i giochi sul Mac come andranno invece. Qual è la console con cui è il Mac con cui puoi fare contemporaneamente giocare tutti, e streamare? Tutti, ah, tutti. Anche quindi, probabilmente con l'Air raggiungi tutto questo setup con da merda. Lei suite Larry, tutto forse. Cambi l'inquadratura che si perdono la scena. Grazie. Non va un cazzo, ragazzi. Amen. Star Wars Industry. Ma si gioca come faccio col mouse? No, almeno. Io l'ho usato, ho usato il controller dell'Xbox collegato col cavo, però non so se funziona wireless. Ma Pierpa, c'hai rotter K. Perché vuoi il DLSS? Probabilmente, non lo so, metti l'FSR, c'è quello lì, mettilo, metti, abilita l'FSR. Cazzo è Windows full screen? Lo schermo intero, però in finestra. E che cazzo, che cosa significa? È un... Perché non ti fa abilitare il DLSS, secondo te? Non sono alternativi l'FSR. Perché non fa abilitare il DLSS? Non sono alternativi il DLSS e l'FSR. Secondo me c'è qualche problema. Non sono alternativi il DLSS e l'FSR? Sì, certo. E qui c'è l'FSR. E non il DLSS che tu non hai attivato. È disabilitato, che dici? E infatti attivalo. No, ma io voglio il DLSS. Ma perché c'è l'FSR? Ma no, ma ci sarà qualche problema se non te lo fa attivare. Ma perché c'è l'FSR alternativo al DLSS? Sì, vabbè, ho capito, però uno fa schifo e uno funziona. Me lo metto, però. Possiamo giocare? Ma sei sicuro si giocava con questo? Io l'ho giocato con controller. No, è un bel audio. Traduci? No. Tu vi sarei giocato, racconta il presupposto. Figurati se io l'ho letto. Era così nel mio... Va un cazzo, ragazzi, non va mai un cazzo. Ma guarda che a me funzionava in automatico, non è che gli devi dire qualcosa. Deve aver fatto qualcosa, Le. Io non gli ho detto niente. Sì, qualcosa deve essere successo. Sì, che ho collegato il computer, il controller al computer. Chiaramente deve aver fatto qualcosa. Ho collegato il controller al computer. E poi muovevo anche le opzioni. E giocalo col cazzo del mouse e tastiera, cosa vuoi che ti dica? Ragazzi, non sa usare il computer, mi dispiace per voi. Scatta che è un brutto lavoro. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still molto think bella la ripresa dentro al casco. Base, sì. They must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Sta nelle impostazioni per cambiare input. Ma dove, ma... Controls? Ci sto dentro controls. Come se è bloccato. No, non rileva il controller. Non rileva il controller. Boh. Non si cambia, ragazzi. Questo non cambia. No, torna. Ah, no, niente. Vabbè, dai. Tanto non cambia un cazzo. I can just drive in there, straight to the convoy, or try and take a sì, questa era l'engine 5. To remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary. Però io ho giocato un'altra demo.
Perché? Perché non partiva da qui. O forse questo me lo sono dimenticato. O forse senza le texture mi sembrava di essere da un'altra parte. Che facciamo? Devi essere rapido, perché ti scade il tempo. Ti scade il tempo? Come fa? Devi mollare. Io ho un'altra demo giocato, non c'era niente di questa roba. Quindi qua questa è la demo nuova. Tu l'hai giocato quella vecchia. L'ho scaricata ieri. Non l'ho scaricata ieri. È un peccato però, perché quello là è, secondo me era più bello. Out of demo. È lì. Ah, era veramente ipercontestuale. È drammatico. Cioè, da quel punto di vista è drammatico questo gioco. Beh, scatta che è un brutto lavoro, puoi fare qualcosa. Mica scatta, mi piace. Fa schifo, è tutto ta 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 ta. Che cazzo stai dicendo? Lei è fluidissimo, ma che dici? Guarda. Ma sono io perché muovo il mouse, c'ho un mouse del cazzo, Ale. Però mi dispiace perché quella là era una bella situazione, quella della prima demo. E cos'è quel tu? I'm nearing the destination. From now on I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Ecco, mi ha dato l'impressione di... Actually, I don't have a choice. Fai in ordine tutte le cose che ti dice di fare. È quello, certo, perché è un'avventura. Sì, ma un'avventura è merda. Radiation level is rising rapidly. Vedi, anche quello l'ha fatto sul momento. Cosa? Chi ha usato l'orologio? Oh, so you've already reached the convoy. It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Probabilmente lo puoi aprire, è solo che devi mirare esattamente, precisamente l'apertura. Allora non lo puoi aprire. E di là c'è la manina. Ma cos'è che fai? È un po' come giust, quello che giocavi ieri. Sì, è uguale. Cioè, ti rendi conto che ti hai dovuto premere 4 volte per ancora, fare... Ancora? Ti piace graficamente? Sì, ovviamente non è brutto. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Non si capisce cosa devi fare? Hang on. Vai. Someone's here. Oh no. Astrogator. Astrogator. They're dead. So you found someone. I didn't let that thought get to me. Ah, però è carino, è un'avventura così tesoro, però mi piace comunque la gestione dei comandi, comunque non mi dispiace. Sì, però il problema è che si gioca da solo. Certo, è un'avventura. Un walking simulator. Sì, ma ancora peggio proprio. Devi cercare l'antibats registry. Ritira fuori il radar. Sì, lo puoi fare tutte le volte che vuoi. No, l'altro pulsante. L'altro pulsante. C'è un altro pulsante. Sì, c'è l'altro pulsante. Guarda i controlli. Vedere il record intanto. Ok. I'm getting into the antimatter recorder.
c'hai le dita defata. Guarda che dita che c'ho. Fortunata Eliana. Visto come mi muovevo bene, Sai anche i punti giusti da premere. Guarda come premo i pulsanti come li premo io, guarda. Guarda come subito ottieni il risultato. They were preparing for departure. The convoy is heading somewhere. Una super musica, They passed giant cranes pulling something out of a giant hole. Interesting. Molto figo, però. Sì, soprattutto dici, facciamo una tecnologia del futuro per vedere bene delle fotografie. Non puoi. Rendiamole dallo sfondo trasparenti in modo che non si veda un cazzo. È finito, scusa, sei andato a destra, devi andare. C'è qualcosa che non avevo notato. Non devi notare niente, devi andare a destra. C'era la faccia dei tizi. Vedi? The Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Cioè non può dire tutto da sola, devi cliccare sui pulsantini. Vedi, intanto c'è anche una chiacchierata. Ancora continua a sbagliare. The antimatter's in escort mode. Ah, capito, perché era messo in quel modo, era. They're getting close to where I am now. C'è un racconto, capito, di quello che è successo, no? Sì, chiaro, però è una rottura di cazzo. Sending a probe. No, ho perso il probe. No, l'hai nascosto dentro, dietro al coso, ma non dovevi fare niente. Ah, no, è là, spostati, girati un po'. Oh, ok. Quindi? Non mi parla di quello là. Ho cliccato, ma... Vanno a fare, stanno facendo... Can you locate the bridge? Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Ominous tunnel. Sì, c'è un robot, no? Not before you finish. You need to know what to expect there first. Anche nella mia demo c'era automata, quindi loro sono i loro schiavi, sono esatto. Loro. Esatto. Hanno annunciato il Nintendo Direct domani alle 16, Domani è? Mercoledì. Troppo avete deciso di non fare il cortocircuito mercoledì, te Francesco. That's what happening. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to. Chi si è tolto il casco? Perché vuole attirare l'attenzione degli altri. The photo is such poor quality. Probabilmente che adesso si poteva respirare l'aria. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Molto lunga questa storia raccontata, Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. My crew was safe and sound. I gladly investigated myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. Quindi chi è che ha fatto le foto, secondo te? Il macchinario? Dici? Quella cosa che volava? No, perché non poteva fotografare se stessa. Non si poteva fotografare. Ma soprattutto... Ma un cazzo di video? Come fai a fare i video a quell'epoca? Quale epoca? Vanno nello spazio questi qua e non hanno i videi. What are the antimatter has fired straight into the tunnel? And what happened next? There's nothing else. Che è successo? Si capisce un cazzo. Darkness. Can't you see what it was aiming for? Cambia slide del PowerPoint qua. Panico. Everyone's tutti che scappano, avanti, avanti. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Stanno sparando al cielo. Ma erano rotti? Continua. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate. È stato riprogrammato per eliminare invece che proteggere. Che cosa succede dopo? The second antimat. Ha sparato. Qualcosa ha colpito. No, ha colpito quello che minacciava. Esatto. Perché era ancora in protezione. No, il secondo astromat è stato colpito, vedi? Ma secondo te non era perché era ancora in protezione quello, no, quindi no. Ha visto, vedi, cambiare nome. Tutti, vedi?
E poi spara al coso. Ah, no, è lui, è l'antimat questo qui che sta sparando. Shooting them. Uno one dopo l'altro, li ammazza tutti. Vai, vai, space, hold. Rapido, rapido, rapido. What an antimatter beam does to the human body. Eravamo curiosi di sapere che cazzo faceva il... ai corpi dei... il raggio di antimateria. Qualcuno si è nascosto dietro una roccia. Quindi era l'antimat che faceva le foto. E l'ha beccato dietro, l'ha beccato dietro le montagne. Quell'altro alza le mani. Vediamo quanto ci mette a esplodere. Vediamo quanto ci mette a esplodere. Vediamo quanto ci mette a esplodere. Vediamo quanto ci mette. Vediamo quanto ci mette. Che è la machine? Che bel gioco, pieno di azione, di colpi di scena. Incredibile questa parte in cui guardiamo dispositivi. Però il doppiaggio è molto bello, eh. Non era come Slaps and Beans? Occolo, hai visto come ha riconosciuto tutti... Guarda pure Pianella, è iper entusiasta del Direct. Ma come fate a essere carichi per il Direct? Ma Pianella è uno che si chiama Pianella. Pianella Fragrante di domani. Come fate ad essere così iper... Cioè poi si parla del Mario 2D. Cioè, di che parliamo? Pikmin 4, ti prego, 40 piano. Minuti di fra Pikmin 4 e titoli che vengono lanciati quest'anno. Quindi non c'è neanche il Mario 2D? Oh, sì, Mario 2D si è dato per certo. Però siamo noi stessi, oh. Cioè, se l'hanno ha fotografato adesso noi? Siamo noi? Eh sì, ha fotografato adesso noi. E quindi adesso ci spara? The last photo is from a few moments ago. Colpo di scena, ragazzi, colpo di scena. Quindi non è morto. Tutto. È ancora operazionale questa macchina che ha ucciso tutti. Velocizza, Pier. Che cosa vuoi che faccia? Dimmi, velocizzo come? Dimmi cosa vuoi che faccio. An equip. Vai nel tunnel. Vai, check it out. Siamo fan dei videogiochi. Se per voi è poco, Mario 2D. Boh, non lo so. Qual era il tunnel? Noi siamo... No, quest'altro. No, quello questo, è... questo. Ma io non andrei in quello, andrei in quello di fronte. No, check the place behind the tunnel. Ma io andrei in quell'altro. No, questo è quello che hanno sbucato, no? Quello no, che per me era quell'altro. No, è qua che è uscito fuori qualcosa. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Accendi la luce. Con che l'accendo? Cioè, ti mancano i pulsanti. Non funziona la radio. Stai continuando ad andare avanti? No, sono indietro. Avanti? Indietro! Avanti? Sei fermo? Perché sei fermo? Sto andando, sto camminando. Ma no, vado, sei vado fermo. Vado verso il foro? Vai, che cazzo devi fare? Vai, verso l'ignoto. Tutti, sei un esploratore spaziale. Tutti rilassati, ogni tanto fai finta di capire di giochi. A Pierpa ha fatto cagare pure Zelda. Certo, ragazzi. Fortunatamente non sono l'unico al mondo, per fortuna. Ricordatevi sempre quando io giocavo a Zelda, voi manco eravate nati, ricordatevi sempre. Eravate ancora nei coglioni di vostro padre. Cioè, adesso vi fa ridere, sicuramente. Solamente se ti piace giochi Nintendo capisci di videogiochi. Mamma mia, peggio veramente, i nintendari sono peggio dei sonari. Questo rumore che sentite, ritmico, eccolo, il robot che sta continuando a lavorare. È un Arketan. Sta venendo verso di noi. Cosa ha fatto? Sei morta? C'hai dei problemi di respirazione? C'è il cuore? Non si sente molto. C'è la pressione alla testa. Sto meglio, sto meglio. Vai, pigiagli la schiena. Pigialo alla schiena. No, dice search the location. Ma pigialo all'Arketan. Dagli un ordine. È staccato in un loop. Che cos'è quella cosa che vola? Quella no, quella specie di stella volante. È disegnata o vola? È disegnata o vola? No, no, sono degli alberi. There's nothing here I haven't seen before. Just a lot of metal bushes. Vai, continua ad andare. Un po' più veloce. Siamo nel 2048. Sei sicuro? No. A me piaceva dargli un anno.
Secondo me è addirittura del passato rispetto ad adesso, in un mondo parallelo. I think their crew took some soil samples. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Poi ragazzi è tratto da un libro molto, di fantascienza molto famoso, che io non ho mai letto, e quindi direi che quantomeno la lore e la storia saranno super fighe. Al netto della totale assenza di gameplay. Come si chiama il libro famoso, chiedono? Invincible in russo però. Ah. Direi che abbiamo finito, sono le 4 passate. Dai, vai, voglio che finisci la demo. No, dura un'ora la demo questa. Ma è impossibile. Dura un'ora questa nuova. Se tu, perché tu vai piano. Non posso fare niente, Alessio. Questo. Ti chiedono se è lo stesso autore di Solaris. No. Oh. Non lo so. Dovete controllare. Perché pensavo a Tarkovsky, che non c'entra un cazzo. Quindi potrebbe essere, ragazzi. Dura 5 minuti, Pier. I'm checking. Checka. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. I cespugli, gli alberi hanno una connessione con tutto il sistema di metallo. Nella mia demo spuntava un monolite di metallo dal terreno. We can't rule us out. Devi andare però, Pier. Ma sei cretino, non posso andare da nessuna parte. Torna indietro. Il gioco è il dialoghi, Alessio. Il gioco sono dei dialoghi. Ma finisce quando è un'avventura. No, il gioco è questo, non posso fare niente. Non posso, cioè, cammino, ma niente. Esci, finché non va da avanti. Buco, vai nell'altro vado buco. Vado nell'altro, vado, fuori. Va vai bene. Nell'altro buco. Okay. Non è quello che devi fare. Lasciali parlare, loro chiacchierano. Va come va, come non va, c'è il container. Che non posso usarlo finché non finisce il dialogo. Quindi, ok. Almeno intanto ci vai, così quando finiscono di parlare il container si decontaina. Okay, va bene. Eccolo il container. The box is filled with containers. Which I'm pretty sure are filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. Shit. I can't handle it anymore. Se non esci muori, oltretutto. Sei morto? No, sia parte del gioco. Che muori? No, che succede questa cosa qua. Devi followare, sì, The Arkatan. Non posso fare niente. Follow The Arkatan. Signore. The robot disappeared. Lo devi seguire. Probabilmente hai rotto il loop. E non solo il loop. C'è Kobe che ci sta aspettando, deve fare la live. Io, se vuoi, vado avanti, ma lui giustamente chiede di fare che la live. Che live deve fare? La live sua. Di cosa? Non lo so, è la sua live, però. Noi comunque stiamo occupando il suo spazio. Da 4 ore stiamo live noi. No, da 3. Da 3 e mezzo stiamo live. Quindi, no, da 3 e 12. Rubandogli lo spazio. Quindi, se ma perché l'avremmo se ti davi una mossa. Cosa, non dobbiamo fare niente. Non c'è niente da darmi nessuna mossa. L'avresti finita. Spegni, spegni, guarda. Ok, alleluia. Finalmente, Kobe. Ecco. To Kobe. Ma sei ritardato? Sì, ma veramente to. È un problema. Bravo, bravo, parla così. È veramente un problema. Allora, eccoci. Beh, era bellissima questa demo. Se non l'avessi potuta giocare con i ritmi normali, sarebbe stata quali stupenda. Quali ritmi normali? Colpa mia se sono le 4 e un quarto. Ciao, baci. Adesso vi lasciamo con Kobe che fa e la sua live. Ovviamente deve giocare a Crash Team Rumble con Kobe. E ovviamente guarda Vincenzo col fatto del direct, ha messo addirittura le stelle per il fatto del direct. Poi dice che non è Nintendaro. Vincenzo, le stelle ha messo domani che c'è il Nintendo Direct. E vi abbraccio fortissimo, ragazzi. Buon tutto e rimanete con Kobe adesso che arriva lui immediatamente con la live. Ciao.